Salve, come va? Tutto bene? Bentornati, bentornati amici miei. Come state bestie? Come state bestie? Ah, chi è che c'è? Trono, Rotasam, The Dark, The, the, the Drunk, Tony... Mm. È tornato Tony, attenzione, attenzione. Christian, Sakura, Imperius, Mr. Jacob, Bolo. Ma che bello, diria rigore, ciao bestia, Nit. Arno, salve a lei. Non ho visto se c'è il nostro recin, ma non lo so. In generale, un saluto ai mod che moderano in modo moderato e moderabile. Andrea, salve a lei, Fra Flag, benvenuti, benvenuti a Nungurama, amico mio, bentornato, bentornato, ragazzi. Ah no, ciao bestia, ciao bestia. Ragazzi, oggi si continua, oggi siamo alla tredicesima di Dark Souls, di, di, di Dark Souls, quella che è la serie più amata del web, modestamente, modestamente è la verità. E, però Andrea stavolta non ci aiuterà, dato che mi ha detto che mi, mi fa, ascolta, non posso parlare in chat. Mi stanno tracciando, non posso parlare in chat. Non posso connettermi a Discord. E quindi niente ragazzi, non può connettersi a Discord. Restrizioni del corona? Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa quali sono i suoi motivi. Ah, non posso più esprimermi, ma non che nessuno volesse saperne qualcosa di te. L'FBI spia Andrea, no, che è Andrea l'FBI. È Andrea che spia me, qualcuno spia Andrea, che a sua volta sono io. Che ho mandato qualcuno per spiare lui. Per sapere cosa sa di me. Un mm, intrigo politico di merda. E da un mese che non, to non, non tornavo a vedere le live. Sono son indietro. Eh, tranquillo, flav, amico mio. Tranquillo, non c'è problema. Guarda, più o meno funziona così, Dark Souls. Mi approccio al nemico. Cerco di fargli un parry. Muoio. Mi approccio al nemico una seconda volta, gli faccio il perry, muore lui. Vado avanti. Faccio del platform, salto, muoio, urlo, mi incazzo, vado avanti. Tutto si ricomincia da capo ogni volta. Più o meno questa è la dinamica che c'è in ogni live. Sono abbastanza ripetitivo e prevedibile. Ciao frenesi, ciao bestia, bentornato Marco, salve a lei. Giamanni! Uh, Va chi c'è? Un vecchio, una vecchia guardia. Scusate il ritardo, ma stavo, stavo lavando i denti. Bene, non c'è problema, amico mio. A quest'ora, perché ti lavi i denti, Augusto? L'igiene orale è importante. È importante, più o meno, dipende. Se avete i denti, io non ce li ho più ormai. Non serve più a niente. Ah, la mia vita spiegata in quattro parole. Perfetto. Alf, bentornato, obscuro. Salve, ragazzi. Bando alle ciance. Ci lancio alle arance. Io direi di partire con quella che è l'opera videoludica giapponese per definizione. Animal Crossing. Dio. Dove sta? Allora, sperando che Streamlabs non mi faccia problemi perché mi ha dato problemi con eh, il fantomatico e bastardissimo Doom Eternal, eh, stavolta però non credo che dovrebbero esserci problemi come al solito. Vediamo un po', vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po'. Ah, signori, dovrebbe andare anche l'audio se non erro. Voilà, sì che va tutto, vedi? Yes, yes, yes. Cioè, se c'è da aumentare l'audio, ragazzi ditemelo che come al solito io provvedo, eh, provvedo. Let's continue, our Story. Ragazzi, vi, raccoma vi raccomando, vi invito sempre ad utilizzare i punti canale per partecipare al contest di The Last of Us, parte 2. Noi vi, vi regaliamo Codello Gioco, come ve lo compriamo su Amazon, lo compriamo al vincitore, quindi partecipate al contest, per l'amor di Dio. E vi invito sempre a cercare, sto alzando il volume perdonatemi nel contempo che dico queste minchiate, vi invito sempre a guardare in basso durante la live se vi va di dare un occhio, in descrizione al link c'è borangame.com, andate a vedere i suoi supporti che supportano il supportabile, supportano le console ragazzi, per prevenire formazioni di polvere e per prevenire il surriscaldamento. Di là siamo già stati, abbiamo ucciso il povero malcapitato, direi di proseguire, ho 20.000 anime. Che ci faccio con queste 20.000 anime? Ah, Ops, ciao bestia, bentornata, bentornata. Che ci faccio con queste 20.000 anime, ragazzi? Mi pozzo? Ma soprattutto, ho ravviviato, ravviato, ravvi, ravviva la fiamma. Devo, sono vuoto, merda, merda, accipigne. Ma non so se ravvivarla sta fiamma qua, eh. Ah, sì, è vero, avevamo alzato lo stronzo e si era creato un, uh, un, un percorso sotto di noi. <ride> Ora ricordo. Ah, ragazzi, per tutti coloro che lo stanno chiedendo, no, non ho la birra. Non, uh, non iniziamo, mi dispiace. C'è carenza, c'è crisi, c'è corona. Mi spiace. Posso scendere per di. Ci sono dei demoni con. Ci sono dei demoni giganti con. Ma è diventato doom! Sì, andiamo a fargli il culo. Ah, a che livello hai l'arma? E dovrebbe essere a più 5? Dovrebbe essere a più 5, se non erro. Non è un bel posto per vederla. Mi stanno per attaccare. Ah no, è più 10, è vero, più 10. Ce l'ho a più 10. Sì, mi sa che mi, sa, mi, 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 sa che mi conviene eh, ravvivare la fiamma, ragazzi. Perché suppongo mi servono più di 10 anime. C'è un esercito di di, di... di demoni, ma è bellissimo. Mi piace già sta zona. Mi gusta, mi gusta Ah, e lì abbiamo un item Ma qua mi brucio se tocco sta roba? No Wow Ma che grafica incredibile Ma che ambientazione Guarda i Guardate i, i, i particellari I particellari Dino, la prego, non mi deluda Non la deluderò Aspettate che sposto un po' la webcam Che è un po' minchia Ok, là, perfetto Qua non c'è un cazzo Qua non c'è un È tornato! Anima del Cavaliere valoroso! Salve! Baby, ma che bello! Merda. Eh. Amico mio! Aia! No. No, 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 no! Quanto danno! Come cazzo si fa a far tutto sto dolore? Merda! Oh. Per Dio! Morì! Bye! È andato. 800 anime. Non sei più così forte. Vabbè, che l'avevo shotato anche eh, alla, alla first try l'altra volta. Quindi alla fine il demone capo per me è. Un beffometto come un altro, insomma. Nulla di che. Si apre le cervella come se fossero dei pezzi di fango. No, no, io non muoio mai. Morì. Lacerato. Tu cammini sulla lava, vero? Bene. Ok, sei grosso. No. Buono. Fai due colpi. Porca puttana! Muori! Ah, vabbè, ma mai giù che è una cagata, dai! <ride> Sembra se, È troppo facile, amico mio! Arrivederci! E anche lui è andato. 1200 anime. Non male, non male, non male. Chi è il prossimo? Allora, io devo sfruttare in questo gioco l'invincibility frame dovuto alla schivata, alla rotolata. Merda. Lo so fare anch'io, guarda Ho sbagliato Aspetta Allora Mi faccia bere No Ma porca puttana Allora Ora basta No, l'ho preso Che stronzata Ma dai Ma che è? Ma è ridicolo quello che è successo Hai paura bestia? Orco 2! No, no, no! La lava! Fermo! Uh! Mi faccia bere! <ride> è andato giù. Ok, però poche fiasche. Voglio tirare solo gli stronzi indispensabili. Cioè, allora, voglio. Mica, ma c'hanno un agro della madonna, ragazzi! Ma che. Pa dove sta puntando? Oddio! Lei è un bugiardo. Ok. Ok. Studio la be. Ah, Shabby Penny del Demone! Ma ha dato la sua arma? Ma dai, ma veramente? Voilà! Voilà! Voglio vederla subito. La rivincita del Joseph Undead. Attento a non tirarne troppi, no, però devo dire che ragazzi li butto giù che è una meraviglia, non sono così forti come pensassi, pensavo fossero delle bestie incredibili, invece no. Forse dipende molto dalla... dalla Ascia mi pene dal demo, dipende molto dalla quantità dei mob. Più mob ci sono, meno danno fanno, suppongo, credo. Ha, ha anche senso. Uh, uno dei discari migliori, ma pesa un botto. Ha ah, in forza... 46 di forza necessaria. Ricavata dalle ossa dei demoni, dai de Brandita dai demoni del toro minori. Ah, sono demoni del toro. Quest'ascia non possiede poteri speciali. Ma può ridurre a brandelli gli avversari. Ammesso che si abbia abbastanza forza da brandirla, come me. Non è vero, non è vero mai. Devo aumentarmi la forza, ragazzi. Sono forse a 30. Non mi ricordo più. Però se passo lì, mi inculo. Oh no, no! Oddio, Una squadra di basket. Fermo. Bene, sono nella cacca. Posso ancora cavarmela? Allora, devo, devo disagrarli. La strategia è questa: corro come una femminuccia. Arrivederci. Tutto qui? Vabbè, basta, dai. Allora? Basta? Tornate a casa. Ah, funziona. Basta chiederglielo. Eh, ah, moonwalking. Oh, oh merda. No, no, aspetta. Ah! Perfetto. Voilà. Voilà. Dai, 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 dai. Non vedo. Dove sono? Dove che cazzo? Buono, buonino. Dai, sali su, per favore. Ok. Fighissimo, sono veramente fighi. C'è l'altro, c'è l'altro, c'è l'altro, c'è l'altro! San volare! No! Uela! Ok, piano. Chi è il primo? No, però, che due coglioni. Uno di, Uno di voi due, dai. Dai. E i gemellini qua. Bella che orografia. Tu. Così, bestia. Ma che cazzo. Porca troia, ma perché insieme? Perché insieme, mo'? Dai! Bravo! Così! Così taglia la bestia! Buono! L'ho fatta! Ok! Ok! Mi ha colpito in pieno! Merda! Merda! Merda. Voilà! Dovrebbe esserne rimasto uno, giusto? Ho tre fiasche, dovrei riuscire a cavarmela. Non so perché ho voluto liberare questa zona, ragazzi, ma ho come la sensazione che ci sia qualcosa di... Valido, perché non mi puoi mettere tutti sti nemici... E, e, e niente di prezioso da prendere, mi pare una stronzata. Ora, non so neanche come cazzo farò a oltrepassare la, la, la lava, però vabbè... Il metodo poi lo studiamo. Ah, ci amico mio. Bella mossa. Sa volare. Buono. Fa due colpi? No. Voilà. Mi Bisciottato. Ok. Sono morti tutti. 29.200 anime. Buono. Cerchiamo di capire dove cazzo andare adesso. Uh, questi demoni messi qui sono l'oro ambientale. E eh, basta, vacca boi. Ma ogni cosa è l'oro ambientale in sto gioco. Quel drago zombie che ti aveva seccato due live fa? Lo hai più affrontato? No, Alf, non l'ho più affrontato. Effettivamente ci dovrei tornare nella, nella zona dei draghi lì. Però il, la mia domanda è, ragazzi, con la vita che mi ritrovo, sta roba mi... Cioè, la lava mi sciotta. Io lo, lo so già. Potrei anche mettermi in full. Lì c'è un item da pigliare. Ah no, però ci sono due messaggi. Forse un. Una zona nascosta? Chi lo sa? Bugiardo avanti. Bugiardo. Allora, provo a vedere se. Voglio vedere quanto danno mi fa il fuoco. Minchia! Vabbè, ma che cazzo è? No, niente, non posso. Se vado lì, crepo. No, non voglio sprecare queste anime. Quindi torno su. Ehm. Um... Potenzio il falò. Eh, scusate, sì, ravvivo la fiamma così ho più fiaschette e poi continuo per con l'esplorazione. Più, più avanti troverai quello che ti permette di, di camminare sulla lava. Ah, ok, perfetto, Buono ottimo. Pensavo, di pensavo che... In realtà lì per lì ho pensato a, quel, um, a quella veste che ho trovato poco fa, che mi dava protezione dal fuoco. Ma non so se possa funzionare, ragazzi, francamente, non ne ho idea. Vabbè, Andrea, ormai l'ho letto, è inutile. Ma, ma, cioè, mh, pensavo che ci sarebbe stato qualcosa che mi avrebbe permesso di camminare sulla lava, eh? È sempre così, quindi. Sembra che in mano Excalibur, Sì, cioè, l'Excalibur versione gigante, l'Excalibur cazzuta. Allora, vediamo di correre e muovere il culo. Non cadere, per favore. Thank you. Perché sotto c'è la lava. Questi mi agrano? Quelli lì mi agrano. Ecco, guarda, sì, guarda. Sapete perché so. No. Ok, niente, come non detto. Pensavo, pensavo valesse la regola di Dragon Ball. Quello, le, le cose che hanno un, un colore diverso rispetto allo sfondo sono, sono quelle che poi verranno animate. Ergo quelle che ti attaccheranno. Più o meno è così. Ma non sempre. Walè? Voilà. Allora, no, ho sbagliato, fanculo. Vabbè, eh, ce li ho le anime qui, yes. Per tornare umano e per ravvivare la fiamma. Torno umano. Ciao, Abra amico mio, bentornato. Ma al posto di una spada hai un giavellotto? No, è una spada, ragazzi, è una spada a due mani, la fai. La, la poderosa arma scozzese Che poi vabbè, scozzese non era In realtà era... Vabbè, nord europea toh. Non esiste comunque una spada di queste dimensioni, ragazzi Perché non si può portare e, e, ne e nessuno al mondo E questa roba è proprio classica da videogioco Metterebbe la spada sulla spalla E attaccherebbe con la spada sulla spalla È proprio una minchiata Perché ti feriresti 3000 volte da solo Però vabbè, fa figo pensare che... Let's go, go, go era Germanica, sì, Germanica Ravviva tre volte? È eh, la Madonna. Ah, si può ravvivare più di una volta? Vabbè, eh se si può ravvivare più di una volta, allora ok. Quindi un'altra volta. E un'altra volta ancora, ma non sapevo si potesse ravvivare. Che spavento. Mi è comparsa una notifica di Steam e pensavo fosse un nemico. Non pensavo si potesse ravvivare di più. E cosa mi dà? Più fiaschette ancora? 15? Ok. Chi l'è? Chi l'è? Struzzino! Benvenuto, bestia. Il metallo nelle vene. Vabbè, riavvivo. Io riavvivo qua. Ah, ma io posso andare avanti all'infinito? Perdonatemi, io sono completamente ignorante e non ne ho idea. Posso continuare a, ravviv a ravvivare? No, no, mi alleno a casa, Kerbio. Ho... Mi sono fatto una, una micro palestrina, ma roba, roba leggera. C Ho un bilanciere che porta massimo 150 e... senza contare me, quindi buono, meno male. Ho, fatto... Ho dovuto fare la prova, perché lì prima ero cagato addosso, perché io peso 100 kg, ragazzi. 150, soltanto il bilanciere, pensavo 150, compreso la persona che si allenava. Invece no, per fortuna no. Quindi mi sono fatto una micro palestrina con questa... Con, questa, con questo bilanciere che non è male perché ti fa allenare il petto facendo il classico. Eh, le classiche spinte. Poi ti fa fare anche le fly e ti fa allenare anche le gambe facendo i quadricipiti e volendo anche i dorsali. Ti fa fare un po' di allenamenti. Poi ci sarebbe anche altro che può fare però è, è un po' una minchiata. 20 al massimo, ah ok perfetto. Raisin, bentornato bestia! Dove cazzo sto andando? Non devo andare di qua, Andrea? Scusa. O devo continuare per di qua? Si può ravvivare la fiamma quante volte vuoi. Ma come? Aspetta, ma di qua ho guardato? Perché di qua si vede che c'è una... Una costruzione. Però non fosse... No, forse non c'è una strada. Dove mi inchiedebbero? Dove mi... Grasso? <ride> sì. Devo trovare una strada, ragazzi. Quindi devo passare da quei demoni là di nuovo? Quindi era la strada giusta? Ma la faccia del perignao. Ah no, è lì, dopo il demone capra. Ok, va bene, si fa, si fa. Si fa! Il demone capra diventa una strada maestro. Va bene, va bene, va bene. Ah, scusate ragazzi, ma voglio, voglio, stavolta carpire di più, solitamente non vi cago molto in chat, mi dispiace, vorrei cagarvi un pelo di più, chi l'è, chi l'è? Davi ferra amico mio, benvenuto bestia, il metallo nelle vene, vorrei cagarvi un pelo di più, che quando sono preso molto dal gioco, bene o male, non sto ad ascoltare le stronzate che dice, che dice, che dite, ma ora prometto di amarvi e onorarvi nel bene e nel male. Ah, Dino, io mi sto allenando a casa, ma non avendo pesi importanti sono powerlifter. E allora a posto. Ti tonifichi, ti tonifichi, bestia. Che è la cosa migliore, eh, per evitare... Danni, diciamo, tra virgolette. Salve lei! Non l'ho preso. Porca puttana, non potevo rotolare, né pararmi. Perché sono un imbecille. Ah, l'ho stannato! Io devo capire quale cazzo è la distanza di quest'arma. Ho vinto. Quindi qua si è aperta una strada. Buono. Ok, torniamo con lo scudo perché voglio iniziare a periare. Chissà che bestie ci saranno qua. Ho 30.000 anime. Ho 30.000 anime. Non le ho usate per livellare. Sono un demente. Qui la zona si fa calda. Si fa hot. E un altro demone Quanti demoni capra? Bu Madonna mia Poi Figa Si possono periare sti stronzi ragazzi? Domanda al volo Eh? Spine ha invaso? Chi? Cosa? Mi ha invaso chi? Ah l'armatura di spine! Ho periato male Fermo lì bestia Addio <ride> Ragazzi l'armatura di spine È troppo metal la voglio. Me la dà? Dimmi che me la dà? Dimmi che me la dà. Dimmi che me la dà, ti prego. Non me la data. Non me la data. Non me la data, vero? Non me la data. Baffanculo. Mi ha dato, su el... dato la cosa più cagosa e inutile, quel cazzo di elmo. Che è orribile, che sembra una castagna ah. Non puoi dro dro dropparla in Star Run? Ah, che cazzo Vabbè, non sto neanche a leggere la sua storia, ragazzi Oddio, forse ce n'è una Vabbè, vediamola loro. Allora. dai, magari è diversa dal solito Anche se dovrebbe essere identica a quella del 3, se non erro Qual è? Non me la ricordo Che domande del cazzo fate? Non ho memorie Però vabbè, vediamo Vediamo, vediamo Do sta? Do sta? Dovrebbe essere uno scudo piccolo. Eccolo qua, scudo chiodato. Tipo d'attacco a fondo. Ah sì è vero perché davo, facevo davo le spallate e facevo ferivo con lo scudo. Scudo, da, scudo del malfamato spettro oscuro Kirk. Cavaliere delle spine, ricoperto di aculei. Può essere usato come arma da fondo e causa un copioso sanguinamento. Bene, dai. Vedo che lì si può uh, evocare qualcuno. Pronto? Pronto? Eh, tutte e due. Che? Che è stato? Ho sentito uno strano suono. Che cazzo è quella roba lì? Che cazzo è quella roba lì? Che schifo è? Ma è uno scarabeo, che cazzo è? Siete inquietantissimi. Perirete sotto la mia lama. Vabbè, ragazzi, con la Slytherin ormai il gioco è diventata una cagata. Perdonatemi. Guarda, li uccido anche quando schivano. E che ci vuole? Ora mi stuprano. Uh... Mi piacerebbe però perriarli, per sti bastardi. Non mi ricordo. Oh, io ci faccio una prova. Bene, direi di no. Allora, un, un po', metà vita gliela levo. Così sono un po' più sicuro. Ok, non mi ha preso. Quindi suppongo non si possa manco riuscire a, a raggiungere. Ha schivato, ma certo. Vabbè, senti che cazzo di. Arrivederci 50.000, grande bollo, amico mio. Vorrei ricordare il numero di iscritti. Grazie, Kerbius, bestie. Arriva agli archivi del Luca e ne riparliamo. Buono, va bene. Ragazzi, no, eh, io sto provando a periarli, ma non sono sicuro di poterlo fare. Ho ancora il dubbio. Non so perché, ma mi dà l'impressione che posso periarli, sti qua. Non capisco perché non dovrei. Il danno, il danno. Ora bevo e corre, guarda. Che, che gioco del cazzo. Conosco il codice ormai. Avete visto che stanno facendo Matrix 4? Chi di voi può essere interessato alla cosa? Stanno già buttando sul. hanno, hanno già buttato il copione, stanno già registrando Matrix. Sono per, per le strade di New York stanno. hanno già fatto. bene, hanno già fatto bene. Hanno già registrato qualche scena d'azione. Oh dio santo. La smette! Qual voilà. è? Uiba! E allora abbiamo due strade, una che scende e una che va dritta verso quella nebbia mortale. Proviamo a scendere, intanto. Quante volte sono morto? Per ora zero, per adesso. Sì, sì, Glassi, stanno facendo, a quanto pare stanno facendo cosa? Stanno, stanno facendo... Mm, eh, il quarto capitolo di Matrix. Però stavolta, eh, come si chiama? Eh, i, i, le, 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 alla regia non sono più i fratelli Coso, ma non mi ricordo il nome, ma le sorelle, perché hanno cambiato sesso tutti e due. Quindi... Interessante Matrix, ma aspetto più notizie su, su Pirati dei Caraibi. C'è Pirati dei Caraibi? Francamente non penso che ci sia bisogno di farne un altro di Pirati dei Caraibi, però se c'è... Vuoi? No. Anche perché l'ultimo... Sta cosa si anima, ragazzi, è palese, dai, è una trappola gigante. No? Ok, guardalo lì, dai! Che cazzo, è quella roba? È un, ve è un vermone? È un tremor? Hm. Hm. Dio mio! Ho paura di sti bastardi. Ah! Va bene. Ok. Che cazzo... La smetta. Si calmi. Ok, tre colpi e va giù. Buono. 900... Nime. Chi l'è? Ma che... Che nice per i zoma. Che è una corda, non è? Anima cavaliere valoroso, va bene. Io sto aspettando lo stronzo che verrà. Il giocatore bastardo che mi invade, io lo so già. E mi farà perdere 62.000 anime, io lo so già. Lo so già. So già che accadrà. Ma io posso passare per di qua? Oh? Sì, posso passare per di qua. E da sopra? Da sopra ci sono già stato. Che? È? Queste cose sono pucciosi, ma c'erano anche nelle. Nella, nella zona... forse nel 3 c'erano questi, li ho già visti nel 3, non mi ricordo. Il falò? C'è un falò? Dove? Figa ragazzi, perdonatemi, non si vede un cazzo. Scusate ma con sta palette di colori non si vede una merda. C'è un falò, non l'avevo visto. Non l'avevo proprio visto. Chi l'è? Chi l'è? La vede ferra, bestia... no, chi l'è? Peras, amico mio! Per quanti mesi? Per due, vuela. È già due. Ci pigne. Ma qua respawna. No, era un nemico unico. Ok. E io, mi ponte... io mi salirei di livello, ragazzi. Ho paura veramente che. Tu... Qualche bastardo. Uno, due. Due livelli me li posso fare. Li butterei tutti su forza, sapete. Così faccio più danno. Pian piano, ci, ci avviciniamo al numero massimo che posso. Che, per, per, per avere le armi, quelle pompate che voglio io. E si fa. Nella catacombe del 3, se non mi sbaglio. Eh, allora, no, allora mi ricordavo bene. Io, ragazzi, l'altro Dark Souls che ho giocato è stato il 3. l'ho portato qua in live. Ehm, però, poi, dopo aver giocato il 3, mi sono sentito d'obbligo di, 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 di provare almeno il, il, il primo. E devo dire, mi sta piacendo molto di più, francamente. Francamente mi sta piacendo molto di più. Uno dopo l'altro perirono. Voilà! Arrivederci! Oh boy! Arrivederci! No! Voilà! Fatto! E basta! Ah! No, 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 no! Porca troia, non te avevo neanche visto! Fermali! Sai che. Sapete cosa mi ricorda? Quel cazzo di dinosauro che c'è. Quello che aveva la placca ossea che c'era in. Uh, in. Uh, e eh, Come cazzo si chiama? In. Uh, Jurassic Park, quello lì che faceva quel suono particolare. Tipo. Prrr, e ti dava. Ti, ti incornava. È lui. Palesemente lui. <ride> gli ha flippata la gamba. Minchia, che culo. Sto per cadere. Sto per cadere. Così, buono. Addio, voilà. Passifelosauro? Vuela. Abbiamo un nerd qui. Abbiamo un secchione. <ride> mi sono sempre piaciuti i dinosauri, ragazzi. Quello che mi ha sempre fatto cagare era il triceratopo. Triceratopo non mi era. Il più fico di tutti mi è sempre piaciuto un sacco Pterodattilo. Poi basta, poi la mia conoscenza si fermava qui. Porca troia! Jimbo. Calmoli. Buono, respira. No, 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 no. La rabbia è tu, amico. Ok, buono, buono. Buono. Ho letteralmente spalmato la faccia sulle sue palle, ma non importa, non importa. Proseguiamo però di qua. Perfetto! La smettiamo? Ma sono grassi! Ah! Muori bestie! Voilà. Aia, che cragnata! Eh, ragazzi, è letteralmente un pisello, però. Ammettiamolo. È andato. Ce n'è un altro!

Non è morto? Ma quanto cazzo di danno fa ragazzi? Ok Ok Titanite verde grande Fa schifo questa titanite, c'è un colore orribile Buona Buona Eia Bestie Ora il problema è ucciderli tutti e due Minchia, che cazzo di testa? <ride> che sono tosti, ragazzi. No, 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 no. No, basta, 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 basta! Oh! Ma vaffanculo! Dai, ma non è giusto, non è giusto. Uh, vabbè sentite non so se passar per di là non ho voglia Non ho francamente voglia Magari dentro quel forziere c'è la cosa più incredibile del mondo Io non ne ho idea Francamente non ne ho idea Vabbè ragazzi qua mi metto a due mani Perché non posso operare Non posso fare un cazzo Wow gli shot Sono potentissima Bella idea. Mi faccia alzare. Che è successo? Buono lì. Bestie. Puttana vacca. Allora, fermo, 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 fermo. Ragazzi, no, vi giuro che ho fatto il colpo. Ho, tira ho schiacciato R1. Non ha colpito un cazzo. Censurato poi da sto cazzo di. E 20.000 anime buttate nel cesso. Buono. Ma se me la lasciassi qua... Che non ho voglia di uccidere sempre gli stessi tre stronzi. Voglio vedere cosa c'è dietro la, la nebbia. Ma no, non credo ci sia un boss. Perché in realtà... Cioè... Sinceramente abbiamo già affrontato un po' di robine qua. Un'altra boss fight. Un'altra nebbia così una dietro l'altra. Anche se quello di prima non si può definire un boss. Perché alla fine... Non era poi così incredibile come roba. No 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 Che che che? Ma uno si spacca l'anca Hai idea di che cazzo vuol dire fare quello che hai fatto? No Oddio ho volato Faccia bere Cos'è? Non sei capace? Porca troia Muori Sì Sì Sono un pro Eeeh... Ho vinto Altri di là Demone capra Demone capra. Preferisco Usare lo scudo per lui Perché, a parte il fatto che sia un minaccioso figlio di puttana, ma preferisco perché se gli parte un colpo, non so come cazzo. Ucciderlo, ma questo qua potrei shotarlo dall'alto, vero? Non ci provo nemmeno. Ah. Allora, vediamo cosa c'è di qua, giusto per... O di qua ci siamo già stati? No, di qua... Sì, qua ci siamo già stati, lì c'è quel cazzo di scudo, di, scudo di... di forziere che vedrò magari in futuro, dato che... Boh, non so, se c'è qualcosa... Magari, magari lì c'è l'anello che mi avete detto prima, quello del... per proteggermi dal fuoco. Potrebbe essere utile. Va bene. Oh, ok. Che cazzo... Ma così? Ma che cazzo? Pronto? Oh cazzo! Ok, ma come cazzo? Aspetta! Buono. Ok. Uh, uh, uh. Ti ho già affrontato una volta. Bene, bene, dai. Gli faccio danno, gli faccio danno, gli faccio molto danno. Ora salterà? Sì, salterà, salterà. Si può fa. Wow! Si può fare, si può fare, si può fare. Non devo loccarlo. Non so se usarlo scudo, ma non credo sia intelligente usarlo. Pessima idea. Invece ce l'ho fatta, non so come Ok, buono Levare, sì Sì, vabbè, che cazzo No, 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 no Ehi, 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 non vale, non vale Mi devi lasciare alzare È scorretta sta roba Eh, che cazzo, sono vivo Sono vivo Corri Bevi Bevi di sotto il culo uh! eh. Basta Alzati Corri! Corri! Quella bastarda di una radice! Ok, bevi! Oddio! Oddio, che ansia! Uno! Due! Mi serve la stamina, mi serve la stamina! Dammi la stamina! Attento, 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 attento! Sai che devo alzare un po' il volume, ragazzi! Me lo sento un po' bassino! Uno! Due! Non so come mi abbia preso! Due minuti fa non ce l'ha fatta! No posso il suo volume, eh, ve lo prometto. Uno. Due. Merda, merda, merda! Eh, che cazzo. Buono. Ok, sono morto. Bevi sotto il culo, bevi sotto il culo! Yes! mica meno male che è rotto. Meno male che è rotto! That's not a good idea.

l Ho vinto. Buono, buono. Ora... 20.000 anime. Alla faccia. Alla faccia. Vabbè, è stato abbastanza facile, ragazzi. Poi considerando che non hanno due fasi i nemici in questo uh, Dark Souls, è molto più easy la situazione. Considerando poi che è letteralmente lo stesso cazzo di demone affrontato all'inizio, arma demoniaca formata dalla roccia fusa di Isalith. Può essere usata come arma del fuoco. Ah, il demone del fuoco era il demone originale e l'ultimo maestro delle arti del fuoco. Prima che la strega Isalith venne consumata dal caos, creando la piromanzia Ah, lore, lore. Controlla. Nella, eh, nelle nell opzioni di gioco si è abilitata la telecamera automatica. Mi sa di Side Drag. Vediamo un attimo. Visuale automatica Eccola qua, la tolgo Done. Quindi adesso quando io giro e cammino Questa non si, non si ruota No, si ruota lo stesso Vabbè, uh, vale a capire Vallo a capire Ma qua cosa cazzo c'è, scusate Posso passare per di qua? O mi spacco male? Mi sa che mi ammazzo male di qua, eh Forse saltando per di lì I have no idea Forse ci si arriva dopo? Si arriverà dopo? Che cazzo ne so? Vabbè, ci passiamo dopo. Probabilmente c'è un passaggio da sotto. Dici di saltare, Ambra? Ho paura di crepare, ragazzi. Eh, nemici. Più di uno. Che cazzo di suono è stato? Sì, si può scendere. Forse ho ragione, di qua. Ci si ric... Come un'altra nebbia, ma scusa. Che cazzo succede? Ma quante nebbie ci sono? Quanti boss ci sono qua, ragazzi, scusate. Tra l'altro... Wow, è una radice? Sì, è una radice. Ok. Ok. Ok, sì Va bene Allora, sta... Uh, stavo cadendo giù Questa ambientazione devo dire che mi sta piacendo parecchio Francamente mi sta piacendo Più dell'altra Più della, delle catacombe Le catacombe mi hanno fatto alquanto cagare Bene Io non so cosa sto per affrontare con cinque fiasche Siamo pronti? Potevi salire di livello, dici? Che questo colore imbarazzante? Qui non c'è. Qui c'è. Bene. Bene. Abra, non ambra. Hai ragione, perdonami. È la dislessia, ragazzi. Cosa, cosa devo. Cosa sto? Come faccio? Oh Cristo dio. No! Merda, ragazzi, devo alzare volume e mi sono completamente dimenticato. Buono? No, ragazzi, c'è un problema. È, 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 è letteralmente infattibile. È, è ovvio che non posso farcela. Perché muoio se passo sulla lava. E lui sembra tanto uscito da Resident Evil. E io non riesco neanche a colpirlo. Se si avvicina mi fa un favore Re, no, Ciccio! Mm. Non ce la farò mai. Bene, sono proprio sal <ride> Ma che bello! Che bella situazione, Voilà! Ok, no. 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 No, 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 Devo venirci dopo qua. Elmo di Katarina, devo venirci per forza dopo. Buono, allora, fermi che vi aumento il volume che è bello bassino. Scusasse. E qua. Ok, qua dovrebbe andare bene se non erro. Voilà. Vediamo se è meglio. Molto meglio. Quello era 2.0? Credo di averlo visto nella cutscene. Per farcela ce lo fai, devi solo fisciarlo sulla terraferma. Ho capito, Andrea, ma come cazzo faccio? È lentissimo e ne ha... lui ha... sa che... Cioè, sa... la boss fight è costruita perché il giocatore non possa andare sulla, sulla lava. Ok? E non so se lui... Riesca ad arrivare fisicamente fino alla fino alla, alla terraferma. Non credo, secondo me lui rimane lì. A meno che dall'altra parte, sulla destra, c'è un punto dove è possibile eh, ucciderlo, non ne ho idea. Ma due boss, uno dietro l'altro, così è veramente assurda come cosa. Entrato nella boss fight, corri verso destra, e eh, allora sì. Allora, come immaginavo, verso destra c'è la, la soluzione. Però mi piacerebbe vedere cosa c'è sopra prima. Vabbè, sentite, dai, tanto mi, mi, mi pare... Non, non, non l'ho ancora, ancora colpito e non so quanta vita, quanta vita gli tolgo, però mi pare abbastanza easy. Poi, per, è, è tipo una delle prime volte che vedo che c'è un falò di fronte al... Che è sta roba? Soler? Sì! C'è Soler, ragazzi! Ma lo evochiamo? Ma se lo evoco mi fa la quest di lui? Troverai un piccolo spiazzo dove combattere lo stronzo Se lo evoco ragazzi mi fa la quest O posso non evocarlo e andare avanti tranquillamente Al massimo lo evoco dopo Così per sapere eh. Jolly Cooperation <coughs> Vabbè, allora dai, provo da solo non Ragazzi, non riesco a oltrepassare una, una, una radice devo, devo ammazzare un mostro del genere Che storie mai queste Ecco, ad esempio, come minchia ha fatto a prendermi Cioè, le fiamme Come cazzo hanno fatto a prendermi? Buono Tanita verde, fa molto piacere. Ok, dovrei affrontarlo qui. Qui, bello. Beh, bello no, però. Non ho paura. Vieni qua, dai. Vieni qua, vieni. 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 Non visuale, non visuale. Ok, ok. Festima idea! Bene, bene. Così. Buono, dai. Non sto capendo. Pure. Che cazzo, tutto. Mi faccia bere, va? Faccia bere. Si levi. Non capisco un cazzo. L'ho colpito? Non ho idea. Attenzione. L'ho preso? L'ho preso. Quanto danno? Oh, oh, quanto danno? Che cazzo è? La porca puttana. Ma vabbè, ma non puoi non prenderlo. C'è la spada lunga 6 metri. Ma ti prego. Pozza, va. Che sta facendo? Oh boy! Dove andato? Dov Ma che cazzo fa? Vola? No, no! Questo vola di nuovo! UGH! Faccia bere, eh! Che palle! Odio quando fa così! Ok! No! No! Mi ha preso. Buono. Cazzo, se mi buttava sul fuoco ero morto. Puttana vacca. No, 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 no. Ok, devo bere, devo bere, devo bergli sotto il culo. È l'unica. Boom, baby. Dai, dai. Yes! Yes! Figlio di puttana, godo. Fattibile. Anello arancione nero. Buono. Buono. Anello arancione. Che nome del cazzo? Umanità e osso del ritorno. Perfetto. Vediamo un po' questo anello. È stato più facile del previsto. Dove sta? Dove sta? Anello della meditazione? No. Eccolo qua. Bello, bello. È un opale. Anello arancione nero. Un anello arancione in incantato da una strega. Riduce i danni dalla lava. Dato che la... Dato che la... Uh, aspettate, eh? Scusate. Ok, ho toccato il volume per errore. Dato che la nascita aveva dolori causati... Eh? La nascita aveva dolori causati dalla lava? Le sue sorelle streghe le hanno dato questo anello speciale. Ma che tortura! È nato nella lava e soffriva? Ma stupidamente lei l'ha perso subito e in quel luogo è nato un terribile demone centip centipede. Bella storia. Bella storia. Quindi... Eh, cosa posso sostituire? L'anello di Avel, è l'unica. Devo, devo togliermi l'anello. Posso mettermi l'anello di Avel, sta roba qua. Vediamo un po' quanto danno mi fa adesso la lava. Ah, beh, molto più. No, vabbè, molto più, più ragionata la cosa, dai. Così sì. Così sì, così, sì, così si fa. Così è easy la situa Qua adesso? Ora, ovviamente io sono infetta tantissimo. Sono i mid? Ah no, ok. pareva eh, strano. Sono pesante. No? Debolezza testa. Vado di testa? Per non la rincorsa da lì gli do una testata. Vabbè, buono, dai, ce l'ho fatta. 66.000 anime. Mm, non uso l'osso del ritorno perché tanto sono letteralmente. Arrivato. Mi rimetto però l'anello di Havel che non si sa mai. Non si sa mai, ragazzi. Non si sa mai. Tra l'altro l'anello di Havel penso sia orribile esteticamente. Ma come cazzo fa a colpirmi? Il fuoco se neanche lo tocco. Le! Vediamo cosa c'è di qua. Magari c'è qualcosa. Qualcosa di nascosto, boh. C'è un nemico mortale che mi uccide male. Niente? Addirittura. Wow. Va bene. Va bene. Eh, dove devo salire? Di qua. Sì. Non mi ricordo qual è la radice giusta. Questa qui, questa qui. Done. Ora cado e muoio. Siete pronti? Io lo so che succederà prima o poi a fare sta cazzo di strada. Ah, guarda cosa c'è lì. spavento, chi l'è? Ruin, amico mio, bestia, grazie. E come faccio a prendere sta roba senza ammazzarmi? Bella domanda. Non lo posso fare. Facciamo che prima livello, va? Che ho 66.000 anime. Poi dopo ci provo. Avanza di livello. Due punti ancora. Io direi di fare uno. Ah, uno, due. Buono così, dai. Yes. Proviamo a vedere se, se riesco a prendere quell'item là nascosto. Devo capire se devo scendere di qua. Sì, ok, va bene. Anima, anima del guerriero coraggioso, vabbè. E mi sa che sta roba mi è costata la vita. Ho, ho come questa sensazione qui. Perché da qua io non posso assolutamente scendere. A meno che mi butto sulla radice qua, ma non credo. Ah sì, ok, sì, sì. Vabbè. Vabbè, dai, buono. Pensavo peggio. Done. It is done. Ho vinto. Ho rotto il gioco. Buono, buono. Ah. C'è un'altra strada a sinistra rispetto all'entrata della boss fight col demone centipede. Un'altra entrata a sinistra? Cioè scendendo devo andare a sinistra o... Ah ho capito, sì, ho capito. Allora esploriamo, dai. Però mi serve sicuramente l'anello. Mi servirà sicuramente l'anello, ragazzi. Ce la farà il nostro eroe a camminare su una pozzanghera arancione? Lo scopriremo presto. Aria del boss a sinistra, dove entri? Perfetto. Allora, io per sicurezza mi metto l'anello, ragazzi. Tanto non non, non, non. non fa male a nessuno. Peggio di così è insomma. Può solo piovere. Non può piovere per sempre. Può piovere per un bel po', ma non per sempre. Forse. Non lo so. Il caso anello è potentissimo comunque. Ah Ok, uno. Di là non c'è un cazzo, vero? Per sicurezza do un'occhiata al volo. No! Nope. Questo anello è veramente potente. Veramente veramente power Che cazzo! Soler! Come è arrivato qui? Come cazzo sei arrivato qui? Why? 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 Senpai? Non riesco ancora a trovarlo. Cosa? Bello come la From Software rompa il cazzo e ti costringa a premere ripetutamente il tasto di merda per parlare quando basterebbe far andare avanti il dialogo. Niente. Buono. Tutto bene, Ciccio? Mi pare in salute l'amico. Sta cercando il gameplay di Death Stranding? Wow, questa era profonda Andrea, quasi sottile, non l'ho mica capita. Ancora non riesco a trovarlo, di che sta parlando? Vabbè, io esploro. Io esploro al massimo... Al massimo vinco il gioco. Però, mi sa... Oh mio dio. Va bene. Mi sa tanto... C'è qualcosa di là? No. Niente. Strano. Ma come cazzo... Ma ragazzi, ma siamo seri? Che cazzo sono sti affari? Lost Isolate. Ah, ho capito dove siamo. No, sì. Boh. Ma si aggrano questi affari? Ma cosa sono? Tiranosauri senza faccia? È il culo del tiranosauro, letteralmente. Vedi, si ritorna sempre lì. Si muovono in branco. Si muovono in branco. Anima di guerriero coraggioso. Come me. Ho sentito ruggire qualcosa. Mi sa che il nostro scopo è arrivare di là. Ma io me la correrei anche. No 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 no! Mi scusi, mi scusi, non volevo! Oh boy! Perdoni, perdoni! Arrivederci! Ah! Corri! La vita, la vita, la vita, la vita, la vita, la vita! Il fuoco, la vita, il fuoco, la vita! Corri! Ah. Corri, corri, corri! Bevi, 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 bevi! Corri! 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 Oh no 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 no! Non tu, non tu, non tu, non tu, non tu, non tu! Fermi, fermi! Fammi bere! Oh boy! No! Ha ucciso qualcosa! Come è morto? Come è morto? Perché è morto? L'ho ucciso! Con la volontà! Tu bastardo di merda. No, no, aspetta! Ok. Come ho fatto ad ucciderlo, ragazzi? Sei quasi arrivato al cupolone immerso, immenso. Immerso, immenso. Immerso? Immerso. Nella lava che vedevi dalla catacombe. Sì, infatti pensavo, ci ho pensato anch'io. Ah, dalle catacombe... Ho capito, ho capito. Sì. Anima guerriero coraggioso. Ci sarà prima o poi un, uh, uno shortcut da qualche parte, ragazzi, suppongo. Ma sti... Perché è morto da solo quello di prima? Cos'è che l'ha ucciso? Ma totalmente a cazzo. Questa qua che sia una miniatura di quello... No, non credo. Penso sia soltanto una roba ornamentale. Non riesco a... Bene. Ma è un mimic. No. Anima di un eroe grande. Va bene. Ok. Oh boy. Ma possono fare solo questo, sti stronzi? Cosa ha ucciso? Allora? Bene. Dove è andato? Oh. Mi prende qui? Penso di no. Sì, mi prende. Ho buggato malissimo. Oh cazzo! La vita! La vita! Ok, fermi. Devo capire dove cazzo. BASTA! Ma... Oh! Ma che rompicoglioni che sono sti cosi! Oh! Ok, di qua. Di qua. Di qua sono arrivato. Boh, ma che cazzo, io non so più dove sto andando, ragazzi. Non ne ho la minima idea. Io vado esploro prima o poi da qualche parte sbuco. Vabbè, qua sti cosi non mi possono prendere, quindi sì, penso sia la strada giusta in realtà. Qualcosa è scoppiato. Ma non puoi saltare fin qua... Oh cazzo! Dove è andato? È morto. <ride> ha dato... ma, ma poi mi danno 300 anime, non è possibile, non, non è morto lui. No, ok, non era morto lui. Ok. Umanità gemelle, ottimo, ottimo, mi servivano. Sto, sto iniziando a, a, a. Mi stanno iniziando a mancare. No, vabbè, li lascio, Andrea, per carità. Li sto lasciando, ma non so dove devo andare. Non sto capendo dove devo andare. Quello è il fatto. Lì ci sono due item, anche là. In mezzo alla. Alla, alla, alla lava. Non ho la minima idea di dove muovermi. Cioè, non riesco a capire dove mi trovo. Quello è il problema. Cioè, non so se sono arrivato da lì o da lì. Mi sto confondendo. Perché. E non so se devo salire su queste radici Probabilmente devo trovare un modo per salire là sopra Forse passando da là sotto Sì, sì Sì, quella radice lì pare si possa salire Ok, quindi quella è la strada Fatemi capire come cazzo scendere Forse da qui Bella idea del cazzo Vabbè, senti, se non li agro Non rompono i coglioni, basta non agrarli E vivrò Connessione si è interrotta, esattamente in questo punto. Buono. Buono. Molto buono. È la strada giusta di fronte a te, perfetto. Speriamo che mi faccia rinascere da qua. Ti prego, dimmi di sì. Grazie. Gentilissimo. Che posto di merda per, per interrompere la connessione. Preferisco... Ragazzi, devo ricordarmi, e non me lo ricordo mai, di togliere l'online. Devo ricordarmi. Non me lo ricordo mai, porca troia. E ogni volta mi fa sto giochetto del cazzo. Se me lo fa durante una boss fight è finita. Eh, mi spezza completamente il ritmo. Allora abbiamo due strade. No, una strada solo. E poi qua si scende. E scendiamo. E scendiamo. Qua ci sono i cicciotti di pietra. Voilà! Che non sono fatti di pietra in realtà. Ma non importa. Io non riesco più. Sono incastrato. Basta nelle radici. Basta, è finita, ragazzi. È finita. Non so più come uscire. Chi l'è? Uh, Tizer of Rabia. Benvenuto, bestia. Benvenuto. Il metallo nelle vene. Ne ripariamo la prossima live. Te ne vai, Alf? Stai andando via. Sono di pietra o no, sti stronzi? Secondo me sono di pietra. Ok. No, questi sono. Di... Ma questo si sta. Ragazzi questo sta volando. Ma questo sta volando, ragazzi, scusatemi. Ma si sta, sta fluttuando e si muove, ma cosa sto guardando? Va bene, va be... vai così, front software, vai così. Si animerà sto bastardo, probabilmente, no? Buh, vabbè, uh, muro nascosto? Muro nascosto? No. Bene. Bene. Ed ecco che qua non vedo un cazzo. Attenzione, andiamoci le spalle. Mm. Figlio di puttana. Ho paura. Se mi becco un demone capra che qua non lo vedo e la prendo in culo. 23.000 anime, ok, ok. Levati l'anello e rimetti Avel. Ah, non c'è più la. Ok, sì, vabbè, ci sta, giustamente. Non c'è più la. Non c'è più la. la lava. Bravo Andrea che me l'hai ricordato. Dai, vediamo se riusciamo a. Ma eh, sbucarò da qualche cazzo. Ah, no, scusa. Sbucarò da qualche cazzo di parte, qui ci sarà un. Un motivo per la mia sofferenza. Perché non è morto questo Why don't you die? Ok, qui non c'è un cazzo. Mi spiegate cosa diavolo è quell'abominio là sopra? Che cazzo è quello schifo? No, 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 no. Quanti occhi ha? Beh, non è anche un po' puccioso? Non lo non saprei. Ah! Sembra uscito da No Man's Sky. Ma ci passi? Ci passa. Bene, bene. E che suono fa? Ma è carinissimo, vi prego. <ride> Va bene, ok. Che fa? Oh? Oh! oh, oh hey! Che schifo! Catarro, muco, che cos'è? No, ma chiude gli occhi quando lo colpisco, che carino! È andato. Pets titros? Pezzo di titanite rossa. ve okay, per scriverlo l'intero era... Non mi è trovata sta roba. Titanite verde, blu. Rinforzo l'arma più 9. Ah, ok, ok. Va bene. Era puccioso. Mi piaceva. Mi stava simpatico. Peccato, peccato. Potevamo essere amici. Ma ha scelto di fronteggiarmi. Eeeh, di qua, sì. Non finisce più, sto cazzo, di, di Quante strade, quante strade, quante strade. È un deli. No, 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 non loro. Che fa? Bene. Oh, ehi, ehi, ehi. Che cazzo. Allora. Cerchiamo di. Ok. Uh, ancora? Ma vuoi morire, allora? Vuoi morire? Mm. Ah. Non l'ho preso. Oh boy. Fermo. Fermo! Aspetta. Porca troia. Uh. Pessima idea. Ok, è andato. È andato. No! No! No, 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 no. 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 Buono, 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 buono. Ora. E niente, è più forte di me. Fermo! Fermo lì! Muori! Cristo! Che ha vent'anni? Spada leggera dentata. Attenzione, sto trovando il set. Catalizzatore di Isalit. Sto trovando tutto il suo set. Credo. Non lo so, non ne ho idea. Ma era lo stesso? Oh! Oddio! Porca puttana, si è avvicinato come uno zio? Durante la quaresima! Ho avuto paura. Allora dove sta? Spada dentata. Che cazzo è? Era su. Sono un idiota. Era su, era su, era su. Spada dentata. L'arma preferita dal malfamato spettro oscuro Kirk. Anche noto come Cavaliere delle Spine per una temibile chiodatura della sua spada. Va bene. Va bene. Era troppo bello per essere un nemico. Vabbè. E... Ho abbastanza pozioni, più, più o meno. Non so se questa sia la strada giusta, francamente. Però è una strada secondaria e io la voglio prendere. Voglio vedere dove mi porta, ragazzi, più che altro. Qua c'è qualcuno che si sta riproducendo. Buono. Non è morto? Ok. Eh, ah, ok. Mi butto di qua, mi devo rifare la strada, va bene. Come perdere tempo? Parte 1. Che palle, madonna. Sanda. Ho 57.000 anime, ragazzi, sto, sto fremendo, ho paura. Labirinto del fauno, che bel film, ragazzi. Che bel film. Recuperate. Se qualcuno di voi non l'ha mai visto, recuperatevi il labirinto del fauno. Bellissimo, veramente bello. Sento roba ringhiare. Poi, poi che è una cagata e non serve un cazzo. Ah, tra l'altro, posso passare pure di qua volendo. Anima di un eroe. Vabbè, sentite, sarà un'anima anche quella, dai. Basta stronzate. Proseguiamo, andiamo oltre. Oh. A me ha fatto cagare quel film. Come? No, ci sta, molto bello secondo me. Bello di quei film lì, così come anche il Boy, Cazzi e Mazzi. È che non possono invecchiare, ragazzi, perché non c'è CGI. Sono costumi bellissimi, fatti con attori veri che interpretano. A parte, vabbè, qualche ritocco magari di CGI per le, le, le animazioni. Con un altro di quei cosi. Sì. Con, con attori che interpretano le parti dei, dei mostri, quindi alla fine non, non, non invecchiano mai, non hai paura, eh? no. Vabbè. E mille anime. E un forsiere. Con Frusta infuocata del caos. Tanto non la userò mai, grazie mille, arrivederci. Non sto neanche a leggerla, perché è una frusta, è infuocata e fa caos. Buono. Cazzo, bello il boy. Quanto sborrone sbruffone lui. È veramente una meraviglia. Ma, dove... Ma anche l'ultimo, ragazzi, l'ultimo e il boy è molto bello. Io ve lo consiglio, eh. Se avete letto il fumetto, è una figata. Se non avete letto il fumetto, potete trovarlo un po' confusionario. Io invece, ho... siccome ho... ho letto i fumetti, l'ho apprezzato veramente, veramente tanto. L'ultimo che hanno fatto: hai tante anime, lo so che ho tante anime, Andrea. Quindi, c'è una boss fight adesso, un'altra? Figa, una dopo l'altra, cazzo. Sono stufo di vincere. Eh, però io ho fatto la strada giusta Sì Perché poi sono salito di qua Sì Meglio se ti potenzi Con 58.000 Ma ah, dov'è che Allora fermi un attimo Dov'è che mi fa respawnare qua Non mi ricordo più dove cazzo sta il, il falò Perché se è fare in culo non c'ho voglia ragazzi sono disposto a sacrificare 68.000 anime. Cose? No, non è vero, però non mi ricordo dove cazzo è. Vabbè, dai, fanculo. Che è questo che mi fa incazzare dei Dior Souls, ragazzi, dei Souls. Guarda. Miki moglie devo rifare tutto dal porco. Cioè, tu dimmi che due coglioni. Eh, sì, però mi devo potenziare, è deficiente. Ah, uno, due, due punti. Butiamoli sulla vitalità stavolta, dai. Dovrei alzare anche la stamina, la sto lasciando lì. Aspetta, già che ci sono. Andiamo ad armonizzare, eh. Eh ad armonizzare, a riavvivare la fiamma. Facciamoci anche un 20 fiasche perché dobbiamo farci un bel po' di tragitti. E, e le, le, let's go on. Allora, torno umano. Ah, non sono vuoto bene, perché sono un pro, ravviva la fiamma. Sta boss fight è rotta. Ah, bene, buono. Il problema è arrivarsi alla boss fight, mi devo rifare tutto da capo. In effetti la stamina sarebbe da portare su, dato che la svai zwei... la Fa solo due attacchi. Sì, ed è per questo che la uso sempre una mano, ragazzi, perché posso fare due attacchi e una schivata, sempre. E... Ma io riavvivo ancora. no, no l'ho fatto già due volte, vero? No, posso farlo ancora. E facciamolo. Voilà. Ok, a posto. Dai, buona. Up up up. Tirati su. Mettiamoci l'altro anello. Che qua mi serve. Anche se per poco, ma mi serve. E hey, let's go, go, go. Me la lascio, ragazzi, perché non ho voglia. Perdonatemi, ma. Spero di ricordarmi la cazzo di strada. Io non me la ricordo, francamente Cioè, visivamente è un putanaio Sto posto, cioè, io passo per di qua E devo andare in, a in fondo a sinistra Se non erro non, 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 Proprio, letteralmente, non, non mi ricordo Dove devo andare, perché è tutto uguale Cioè, è un cazzo di labirinto sto posto Dovrebbe essere per di qua, comunque, sì poi qua ci sarebbe tutto da esplorare con l'anello, con farsi un giro per la lava. Però io non sono Sabaku e non ho voglia. Quindi. Arrivederci. Ok, è di là, sì. Ah, ma quelli che crepano qua. Cre ah, ma sono nemici unici questi. Molto meglio. Dai, vabbè, allora è fattibile. Allora è fattibile, ragazzi. Se crepano, a posto. A parte che non so come sono morti due di loro, ma questa è un'altra storia. Dovrebbe essere di qua, se non erro. O dall'altra parte? Boh. I have no idea. Eh sì, di qua. Corri, 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 bimba. Forse non c'è bisogno di salire. Esatto, non c'è bisogno di salire. Vabbè, mi butto di qua. Mi sono rotto i piedi. Che schifo, si erano buggati. C'era la caviglia tutta storta. Ok. E guarda. Voilà. Questi cosi sono un abominio comunque. Sono veramente dei tirannosauri senza testa. Non so come cazzo gli è venuto in mente di fare sta roba. E tra l'altro cosa cazzo c'entrano con questo posto. Poi magari sono... Non so, magari sono mezzi draghi e eh? non ne ho idea. Ma sono veramente orribili. Hanno un monster del cazzo Danno fastidio Non tolgono neanche tanto Danno solo fastidio Rompono i coglioni E non sono belli a vedersi Buono Sono culi di drago Ah ok Questo tu, tutto torna Quella teoria che i draghi in realtà sono tirannosauri E che quindi sono esistiti i draghi in realtà Attenzione Arrivederci Ahia Arrivederci. Allora. Arrivederci. Oh, come corrono questi? Dove va? Mica, Sono veloci però. Attenzione. Oh, cazzo, è vero. Eh, vieni di qua, dai. Qui, bello. Piano, 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 piano. Bravissimo. Ok, suppongo che lo debba uccidere. No, sta lì. O mi segue. No, sta lì. Perfetto. Very good. Marina, rispawna quello stronzo che mi sparava le magie? No, pare di no. Oh, siamo arrivati. E ho perso solo una fiasca. Sono un pro. Buono. Vediamo un po' che cazzo di boss fight c'è. Cioè... Oh, Havel, porca troia. Ve... Sì. Che culo. Che culo. L'anello di Havel, mica andrebbe male che me l'hai detto. Let's go! Wow! <ride> Ui! Ma senza suono? Ok. Avete notato che non ho neanche colpito in realtà le radici? È tutto rotto. Culla del caos. Porca puta. Ma è un bastoncino in mezzo al fuoco? Qu Questa è la boss fight? Cosa devo fare? Cosa sono quelle due sfere lì? Ok, fermi, non mi sta attaccando, non l'ho ancora aggratto, posso pensarci. Ci sono due sfere lì. Devo colpire quelle robe là. Sembra un pisello con un'orribile malattia. E affrontò la... Be Bene? Ah, ho capito, ma è una allegra comara che spazza il pavimento. Ma che paura devo avere Di un ramoscello Vabbè ragazzi Devo andare a rompere Quell'affare no Ma scusami Ma veramente così semplice Sta boss fight Basta Tutto qui Bene Non l'ho colp colpito L'ho colpito o non l'ho colpito Ok no No sto morendo Sto morendo Sto morendo, sto morendo, sto morendo, sto morendo! Pessima sì, idea. Ok, c'è qualcosa che protegge, è una barriera, ok, è una barriera protettiva, quindi devo forse prima toglierli tot vita, lì si apre. Che cazzo non so, ragazzi? I have no idea. Come cazzo faccio a colpirlo? C'è qualcosa sotto di lui. Vado. Aia. Porca puttana. Aspetta, non spazzare. Buono. Ok, direi di no. Non ha funzionato. Ma siamo seri? Ok. Non sto capendo, ragazzi. Non sto capendo cosa devo fare. Se abbassi un attimo i barbigli, qua vedo se ti posso colpire. No, parrebbe di no. Era giusto come facevi prima? Ah, e perché cazzo non sono riuscito? Ma non, non li ho colpiti, ragazzi! Non ho colpito niente. Ora muoio, ora muoio, ora muoio. Non sono riuscito a colpire un cazzo. Non gli ho fatto danno, non so perché. Ah, ma perché devo entrare dentro? Ah, ok. Non riesco mai. Pronto. Va bene. Ok, questa è andata. Attenzione, fase 2? Buona. Cazzo è sta roba? Un granchio? Cazzo è? È schifo, Dio buono. Ma scusami, ma che cazzo è? Devo colpire ancora qui? No. Qua? No. Devo andare dall'altra parte? Ok, suppongo che l'idea migliore sia... Porco due! Buono, buono, perfetto, perfetto, perfetto. Ma fottuto, ragazzi, non potevo saperlo. Non potevo saperlo. Niente, vabbè. Non potevo saperlo, ragazzi. Minchia, ma mi devo rifare tutto il pe... Ma, pe ma mi spiegate perché cazzo mi hanno messo due falò, uno sotto l'altro, e la boss fight è a 500 km? Ma non potevano mettere sto cazzo di falò un po' più in là? Madonna, che palle, ora devo stare a cambiare di nuovo l'anello, e rimettere. cioè che... Ma... Ma che due coglioni sta... Mica, sti cazzo di giapponesi, ragazzi, ce l'hanno nel sangue, proprio, si... si masturbano con le stronzate, si divertono a ripetere le stesse cose fino alla fine. Sono logorroici e sfacche, non è possibile, non è. Che cazzo mi serve farmi fare tutta sta stronzata fino a lì? Porca puttana, che tortura. Figa. E dietro un muro invisibile? C'è un falò più vicino. Eh, porco. Ma mezz'ora per spiegarmi dove cazzo è il falò più vicino. E adesso se vi chiedo dov'è il, il, dov dov il falò ci mettiamo 500 anni a capire dove cazzo sta, ragazzi. Io lo so già. Madonna mia, che due palle. Ora. Che due palle. Bastava mettere un cazzo di falò un po' più là. Metti 10 falò inutili. Mettine due buona. Eh, non c'è un cazzo da fare. Io continuo a preferire Sekiro, ragazzi. Non c'è un cazzo da fare. Sekiro, secondo me, è, è, la, la, il, è il bilanciamento giusto. È quando la Front Software ha deciso di smettere di fare la Front Software. E, di, e, di, e cercare di essere un pochino più aperta mentalmente. Difficoltà ehm, giusta con i, con i boss. Capacità di, come dire, curva di apprendimento decente e non c'è nessuna roba macchinosa come, come eh, vabbè non sono falò sono good santuari come cazzo vogliamo chiamarli messi in zone abbastanza decenti mini boss abbastanza decenti e possibilissimi da, 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 non, da non combattere qua invece porca troia oh, la serie di rassos porca puttana Sede un artificiale figa Anche perché di per sé poi fare la boss fight è una stronzata, quindi quello mi fa incazzare. Forse, forse è difficile che dici ci metti 100 anni. Dici ok, ho poi la soddisfazione di ammazzare il boss. Ma no, neanche, è una minchiata. Ti di tre colpi e muore. È il sesto boss in 5 metri. Arrivederci. Ma vaffanculo sta cazzo di Guarda! Non ci posso credere! Per una radice di merda! Per una radice di merda! Sto morendo per una radice di merda! Ma si può! Porca puttana! Porca puttana! <coughs> Ho capito che il falò è nascosto, Andrea, ha rotto il cazzo, porca. Mmm. Lo so che il follower scuola, avete detto 10 volte, l'ho capito, non so dove cazzo sta però. E non ho voglia di esplorare, perdonatemi, non c'ho voglia. C ho proprio zero sbatti, voglio ammazzare il boss e andare avanti. Anche perché uno può stare a giustificare il gioco quanto cazzo volete, ragazzi. Però ci, ci sarà un fottuto motivo. Se sei chi vinto il gioco dell'anno e questi no. Ci sarà un cazzo di motivo, ragazzi. Altro che stronzate. Dio santo. Te l'ho scritto sopra dov'è? Vabbè non ce l'ho voglia Andrea Perdonami non ce l'ho voglia L'altro anello che ho equipaggiato a cosa serve? L'altro che ho equipaggiato è L'anello Della protezione Che se lo tolgo si distrugge E che è praticamente è un regen di di, di di Se non mi ricordo male di, di stamina e altro Di cazzi e mazzi Quindi non lo posso Non lo posso togliere Perché se no mi si distrugge Dato che a, a quanto mi è stato detto Era un anello talmente OP Che hanno dovuto Pacciarlo in questo modo Perché se no Rompevi il gioco Sì no lo so che Abra ah, lo so che è vecchio il gioco Lo so che è ve... Ah Beh questo è interessante però Porca puttana Ma non c'entra un cazzo essere vecchi, ragazzi, non c'entra un cazzo, non c'entra un cazzo. Non c'entra un cazzo la questione di essere vecchi. È, pr è proprio la meccanicità del, del cazzo che c'ha nei nostri giochi. Non c'entra un cazzo. Vecchio o no, non c'entra un cazzo. Cioè, io mi sono sempre visto eh, quando, quando mh, sem ci sono sempre state due scuole di pensiero. Cioè, all allora, generalmente questi giochi vengono sempre amati da tutti. Ancora non mi spiego per quale cazzo di motivo. Io sono sempre stato dalla parte di quei due sul server, più o meno. Cioè, non condivido tutte le cose che hanno detto, perché secondo me hanno sparato un po' a zero sul gioco. Però, per quanto riguarda la... il fatto che il gioco sia artificioso questo è vero perché è una meccanica intrinseca nei cazzo di GDR giapponesi ok e soprattutto in Dark Souls si fa sentire che ripeto mi va bene eh, ma perché mi si spaccano i piedi quando corro in sta zona mi va bene eh, farmelo in, in, per la, la prima volta ma dopo mi rompo i coglioni <coughs> In molti pezzi è così. In tutti i pezzi è così. Io infatti ho concordato. Cosa cazzo sto facendo? Infatti ho concordato molto col premio che gli è stato dato quando gioco dell'anno per Sekiro. Perché Sekiro, ragazzi, oggettivamente non ha di questi problemi. Ma perché? Perché loro si sono commercializzati. Cioè, non è mai stato un gioco di nicchia Dark Souls, è sempre stato un gioco stravenduto e stra. Uh... Estramato. Era di nicchia qualche anno fa, ormai non lo è più. Ormai è una delle serie più giocate. Quindi. Beh, basta con la stronzata che è un gioco per Elitari, cazzi e mazzi. Che non è un gioco per tutti, cazzi e mazzi. Non è vero. Non, non, non richiede neanche chissà quale livello di. abilità assurdo alla fine. Perché voglio dire: bene o male, basta che. Muori cinque volte col boss. Sai come cazzo. Fa, sai cosa cazzo fa? E basta, è finita. Poi, ovvio che ci sono boss più ostici, per carità. Eh, si è creato poi un'aura di, di perfezione attorno al gioco per il semplice fatto che è stato pubblicizzato così. Ed è vero, questo è vero. Poi, per carità, è un gioco bello, piace, quello, ognuno ha i suoi gusti. Però oggettivamente ha degli enormi difetti. E parlo di tutta la serie, perché tutta la serie non è cambiata col tempo. Fino a Dark Souls 3 non è cambiato un cazzo, anzi, forse secondo me è andato impeggiorando. Perché per quanto riguarda il gameplay, preferisco di gran lunga questo. Io che ho giocato da Resus 3. Perché trovo più facile, la, più facile, più azzeccata la tempistica e la meccanica del Perry. Trovo più eh, sensate, sensata la, la, la mappa. Mentre il 3, come dice Andrea, ed effettivamente è vero, e mi ha dato anche a me la stessa, la stessa sensazione, è un po' un enorme corridoio. Ma perché cazzo non sa salire un gradino, sto imbecille? Un enorme corridoione dove devi semplicemente correre e arrivare eh, dall'altra parte. Cioè è, più, è meno esplorativo rispetto a questo, toh, diciamo così. Senza considerare che il, il Perry è rotto in Dark Souls 3, non funziona. E quindi rovina completamente tutta la meccanica della proagine. Basta che ti pari e schivi quello dei faro in Dark Souls 3. Il farò è sotto il ponte rotto. Sotto il ponte rotto. Cerchiamo il ponte rotto. Do Dov'è un C'è un ponte rotto qui. Allora, fatemi ammazzare sto stronzo e fatemi capire dove merda mi trovo, così. Ah! Voilà, ok. Ponte rotto. che cazzo è il ponte rotto? Mmm, hmm. hmm. Prossima volta nel caso, entro io 10 minuti su Discord e ti dico tutto. Farò i simili di sta mappa. Vabbè, ma Andrea, ma suppongo che quando entrerai. Qua, magari, il muro invisibile qui? No. E... Suppongo che... Che, che. Cazzo, entro oggi riuscirò a superare sta zona. Non so quanto cazzo andrà avanti sta zona, ma suppongo che dopo la, 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 la culla del caos sia finita, o no? O ce n'è ancora di questa sofferenza? Allora, da qua sono arrivato. Ponte rotto, ponte rotto. Forse di qua? Ma ci sono mai stato di qua? Sì, da qua sono ri... No, mi sa che non ci sono mai stato di qua. Mi sa che non ci sono mai stato di qua. Non ne ho idea. Devo vedere. N non riesco a capire dove cazzo mi trovo. Va bene. Oh, ok. Dove? Oh santo. È questo che c'hanno sopra. Perfetto. Come torno indietro? Ed ecco il motivo per il quale non volevo assolutamente esplorare. Che due. Coglioni. Ah pure veleno! Buono! Buono così, vai! Buono così! Perfetto! Oh, mi sto facendo tutto il cazzo del giro, eh, tra l'altro! Quanti merda siete! Oh Oddio Oddio Non crepo per le boss fight Crepo per queste minchiate Oh madonna Porca puttana Ragazzi fidatevi Se mi metto a cercare Finisce come l'altra live Se mi mettete Se mi mettete lì Mezz'ora A cercare il falò Non lo trovo perché non lo trovo. Perché è impossibile, sia per voi da spiegare che per me da capire. E finisce che ci metto mezz'ora. E Faccio prima di andare al boss e ad andare avanti. Vi giuro, è, 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 è palese. Se tu mi dici ponte rotto, io non so neanche di che cazzo stai parlando. Perché non ho neanche visto un ponte rotto. Quindi non so neanche di, 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 di dove cazzo mi trovo in questo preciso istante. Perciò non so dove sto andando. Bloodborne lo consideri un bel gioco? Eh, secondo me è una buona via di mezzo. Mi, mi, è bella l'ambientazione. E la storia. È insuperabile da quel punto di vista. Però no, non mi piace. No, eh, beh, ma, sì, per le questioni del farming, toglien, togliendo le fiaschette, ti dico che l'altro problema, secondo me, è l'input lag dovuto da, al, al fatto che sia uno, una delle poche esclusive Sony ottimizzate col buco del culo. Perché ha dei cali di friend della Madonna e un input lag aggressivo. Io lo, se lo sento molto, ragazzi. N nonostante abbia giocato su PlayStation con eh, la. Come si chiama? Con la, la PlayStation 4 Pro, l'ho sentito parecchio. Non, 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 non chiedetemi per quale cazzo di motivo, ma nelle schivate io premevo il tasto cerchio per, per indietreggiare e ci metteva quei suoi millisecondi lì. Lo, ripeto, l'unico che. Non, della, per la, della quale non ho trovato difetti della From Software per me rimane Sekiro Che paradossalmente è quello che ha fatto più schifo ai puristi e, e guardate che strano, è stato invece quello che è stato amato di più da chi appunto si è avvicinato alla From Software Io dopo Sekiro ho detto, ma sì dai, do un, una chance a, ai giochi della From E avevo già provato all'inizio quando uscì Bloodborne, ok, su, su PlayStation All'inizio, proprio quando... Appena uscì, però non, non mi piacque, arrivai giusto giusto a. a come si chiama la. Amelia, se, se non erro. Amelia, non mi ricordo più. Mi sa di sì, però. Questione di gusti: sì, no, assolutamente, sono gusti, ragazzi. Blo per Bloodborne, sono gusti. Bloodborne, sì, Bloodborne sono gusti, ti può, ti può ti deve piacere o non ti deve piacere, però oggettivamente è un ottimo gioco. La serie di Dark Souls oggettivamente ha qualcosa che non va. Cioè, eh, eh, al di là di essere fanno meno, però continuo a pensare che il primo sia il migliore. Ma ragazzi, scusatemi, ma sto ponte rotto, dove cazzo è? Per perdonatemi. Io ponte... Da qua, dove mi devo muovere? A destra o a sinistra? La serie di Dark ha avuto il successo che non si aspettava con... Non si spavano con l'uno. Ma la serie di Dark è esplosa in ritardo grazie, grazie ai media, ragazzi. E, e, e grazie agli youtubers che è venuto fuori Dark Souls. Il ponte nella lava? Ah, oh, madonna santa. No, no, no. Perdonatemi, ma no. Devo capire come cazzo non morire a sto punto. Non ci voglio tornare, Andrea. Vediamo se riesco a non crepare. Arrivare dall'altra parte. Anche se mi pare veramente difficile. Suppongo che con un'armatura leggera qua sarebbe più facile. Ah, la from e le hitbox sono due cose diverse. Esatto. Ma basta guardare in queste piccole cose. Toh, non ho neanche colpito le radici. Sono scoppiate. Aia! Porca puttana vacca! Dio bono! Ma vaffan... Va Ma come cazzo faccio?! Ma come cazzo devo fare?! Porca troia! Devo saltare di là? Per forza? E poi passare di qua? Ma come cazzo si fa?! Ma che senso ha?! Sta boss fight di merda! Ma che senso ha?! Porco due! Mi sta facendo incazzare! Dio mio! Che due coglioni! Ma è inutile proprio! Cioè, non c'è cazzo di difficoltà? Non serve una minchia sta roba. A rompere il cazzo, serve. Mi posso parare con la manata? Cioè, mi posso parare da quella manata? Ma che? Cioè, non posso fare i perri a una creatura che è alta esattamente quanto me e ha due armi. Non si capisce per quale cazzo di motivo, ma mi posso parare da un gigante che ha un cazzo di braccio che copre completamente tutta l'arena di gioco. Buono. Il senso dei giapponesi. Ok. Posso pararmi o no? Non serve pararsi, fai prima correre. Ma posso pararmi? Sono curioso per questa roba. Bene. Bene. Ora muoio di nuovo, questo qua. Puoi, ma non serve. Ah, eh, se non serve, allora ok. Ha senso, che, ha, ha senso che non serva pararsi da quella roba. No, perché veramente, ragazzi, non avrebbe neanche minimo senso. Cioè, col demone capra non posso periarlo. E non si capisce il motivo, dato che alla fine è un umanoide poco più grande di me, ma alla fine, cazzo, i suoi colpi sono stra-periabili, teoricamente. Ma non, po ma non uh, ma, 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 ma potrei. Ma, ma mi potrei sparare da una bestia del genere? Non avrebbe benché minimo senso. Devo capire come cazzo fare sto pezzo. Cioè, non so dove andare. Il fatto è che questo è un trial and error finché non capisci come cazzo fare. E questo che mi fa incazzare. Devi solo correre e basta con quella boss fight di merda. Lo so che devo solo correre, Andrea, ma ci sono di mezzo i burroni. Che come cazzo faccio? Sono lento o mi tolgo l'armatura. Non oh, mi tolgo l'armatura non so come cazzo fare, ragazzi. Io spero che quando, per, quando faranno Elder Ring non, che toglieranno un po' quelli che sono i difetti di... di, di cioè, mantengano lo stile di... di come si chiama? L'inventiva che ha avuto Bloodborne e lo stile che ha ehm, Sekiro, per quanto Non lo stile, ma il, il gameplay che ha Sekiro. Vabbè poi ovviamente con le dovute Con le dovute eh, a, a, Modifiche Miglioramenti bla 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 cazzi e mazzi Perché altrimenti Dio santo Perché altrimenti Porca troia cioè se, se è un copio incolla Sempre degli stessi tre, tre cazzo di giochi Minchia Gargofest. Proviamo ma se mi tolgo l'armatura che dite Mi shotta mi shotta Sta contro il muro più lontano possibile da lei. E quello ci ho pensato anch'io, però c'è un problema, appena gira a destra c'è un cazzo di burrone. appena gira a destra. Ora ho tempo di pensare circa 10 secondi. Qua c'è un cazzo di burrone. Dove merda? E scommetto che qui Devo provare a saltare dall'altra parte. Per me cado, ragazzi. Ok. Gu guarda! Ma quanto cazzo è stronzo il gioco! Che figli di. Che figli di puttana, guarda! Che figli di puttana! Pezzi di androcchio. Toh, vaffanculo, va. Ma non sarà morto sicuro. Viene fuori il terzo braccio. E voilà! Quarto braccio, a dire il vero. Bene! Ma non si capisce manco che cazzo è. Ok. Quindi tutto questo era solo per ucciderlo. Oh, dio sa. Qua, 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 qua. Minchia signori. Minchia signori. Minchia signori. Che fastidio sta roba. Vedete cosa intendo per, per la, la, la questione di essere logoroici. Qui tu, devi, qui tu devi sbagliare, qui tu non, non puoi. Non, puoi non, è, non è un capire l'avversario e cercare di affrontarlo. Qui è tu muori finché non capisci come cazzo fare e prenderti per il culo fino alla fine. Dove cazzo sta il divertimento? Dove cazzo sta il divertimento? Almeno non devi fare tutto da capo ogni volta, sì, magra consolazione, però se non fosse che mi devo da fa fare sempre da capo sta cazzo, sto cazzo di pezzo. Che poi ah, anche qua, sì, sono in blindrun, non ho trovato l'altro falò, ci sarà un falò sotto il ponte rotto, cerchiamo sto cazzo di ponte rotto e cerchiamo di capire dove sta il falò a sto punto. Sperando che così almeno mi risparmio che ne so, un 500 metri di agonia. Dove cazzo è Elf? Io non vedo nessun ponte rotto, questo ponte qua? C'è un falò qui? È rotto per motivi di programmazione sto boss, doveva muoversi per tutta la stanza ma non riusciva a farlo muovere. Quindi per renderla difficile l'hanno fatta artificiale. Che cazzo di giustificazione è? Questo boss fight è talmente orribile che negli anni i giocatori hanno ideato molti modi per romperlo, uno dei quali è usare bombe e arco per rompere i ramoscelli dalla distanza. Eh. Pare molto sensato, francamente. E devo capire dove cazzo sta... Il ponte... Ah, oh, qui c'è un ponte, però non è un ponte rotto. Quindi non è di qua il... Oh madonna, sto obeso di merda. Non è di qua il falò. Devo capire dove cazzo andare, ragazzi. Qua, qua forse. Ok, qui. Probabilmente qua dentro. C'è un falò. Perché qua vedo... Quello che è all'inizio di un ponte. Devo salirci sopra? Boh. Da sopra esploro, forse dentro lì c'è qualcosa. Dietro un muro, il farò davanti alla radice che ti porta su. Quella radice lì, Andrea? Prima della radice per andare dai gargoyle, quindi di qua. Ma eh, non è da questa parte, è di là, ok. E dove sta andando quello? Pronto? La passeggiata? Sta venendo di qua? Che sta facendo? Che stanno facendo? Vabbè, fanculo. Allora, per evitare fraintendimenti, esploro bene qua sotto. Cercando quello che potrebbe essere un muro invisibile, perché se sennò... no... Oh Madonna Santa, se no finisce che vado di là a Crepo e non trovo un cazzo. Possibile che qua... Boh. Oh, fanculo. Qua. Ok. Allora, non ho umanità. Bene, bene. Uno. E due. Voilà. Ah già, devo tornare umano. Ravviviamo sta cazzo di fiamma. Torniamo umani e ravviamo la fiamma. Allora ragazzi, vediamo se stavolta ce la posso fare. Quello che dicevo io è... Gli costava tanto evitare di fare il falò dove c'era Soler? Che è letteralmente sotto... 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 L'altro falò... E fare direttamente questo, visibile, anziché nascosto? Sì, evidentemente gli costava qualcosa. Non so che cosa, ma gli costava qualcosa. Ehm... <coughs> Sei rimasto anche sotto i 30 minuti tro per trovarla, hai visto? È incredibile, Alf. Perché ho capito, ho capito, ponte rotto da questo pezzo qui. Ma non ci sarei arrivato mai, ragazzi. Anche perché ho fatto la stessa minchiata, vedendo se c'era lì il muro nascosto. Ho provato lì, ma ovviamente lì no. E qui sì. Ci provo l'ultima volta. Vediamo come va a finire. Se dovesse andare male, podcastino, ragazzi. Va bene, bestie? team? Hm? Ai ai ai, ah comunque per quanto riguarda Doom ragazzi per quelli che c'erano non mi ricordo più, non so se la, la, la... Che alcuni ho visto che hanno chiesto forse Imperius non mi ricordo più No non faremo una serie ragazzi, non faremo una serie ma ogni tanto lo riporteremo dove, dove, dove continuerò io farò qualche livellino magari anche a, a livello nightmare quindi estremo e ci si diverte così perché il gioco è molto ripetitivo <ride> Cioè, oddio, non è ripetitivo il gioco. E non è adatto alla live, secondo me. Pu può diventare un po' stucchevole dal momento in cui non fai altro che dall'inizio alla fine sparare e sbudellare. Che sì, è bello, ma può. Rompere il cazzo. Infatti, anche le giocate di Doom, a meno che ti fai una speedrun, anche gli stessi giocatori. A, meno, a me è sempre successo così. Anche il Doom, quello di 2016, eccetera. Cioè, non è che me lo giocavo tutto di fila, me lo giocavo a piccole dosi. Mi facevo un'oretta, due orette di. di di, di gameplay, perché comunque alla fine fai sempre la stessa cazzo di cosa considerando poi che il gioco è lungo a, a 20 ore di, di, di trama principale almeno così uh, c'è stato detto abbiamo letto su internet voglio dire, potrebbe venire fuori una serie anche bella lunghina senza contare appunto quante volte crepi, magari se ti blocchi contro una boss fight cioè insomma ehm uh. Anche al centro il terreno crolla, occhio. Bravo, bravo The Drunk. È quello che volevo sentire. Denuda, mi denudo? Come, ma mi denudo nella vita vera? O nel, come devo, cosa devo fare? Capezzoli all'aria? Ti sei riposato al falò? Sì. Fala nudo tanto ti shotta sempre. Vabbè, se mi shotta sempre, allora a sto punto... così dovrei essere se non erro esatto più veloce andiamo così con i tricipiti all'aria ma che roba oh porca putt ma siamo bastardi dentro ok si rompe sotto abbiamo detto al centro meglio bene bene molto bene Ma, vaffan ma vaffanculo. Devo saltarli sulla radice che c'è davanti. Letteralmente sul cazzo. Bene. A che v'è il figurino? Ed è lì che andrà. No, non ho avel, Mica, mi stavo ammazzando. Mi stavo ammazzando tantissimo. Mettiamo riteniamoci, appunto, sto cazzo. Vabbè, ragazzi, dai. Si può fare, dai. Basta. Per l'amor del cielo. Ce la farò. Ce la posso fare, ce la posso fare. È figa, però, sta armatura qui, comunque. Ma in realtà mi piacerebbe anche farmi tutto il gioco senza armatura. Senza. Senza torso come armatura. Ci sta veramente tanto, secondo me. È figo il guerriero con l'elmo e semplicemente la. E le. E le e I pantaloni, insomma la cotta di maglia. Puberale. Ah. Dove ti deperito, Abra? <ride> Beh, ringraziamo il fatto che diversamente da Bloodborne i personaggi qui sono pompati e hanno i muscoli e ha senso che sollevino spade di due metri, non come in Bloodborne, che ti danno un martello di 15 tonnellate e il tuo personaggio è uno smilzo bastardo. Che non sa neanche una bottigliata d'acqua, però vabbè, è un cacciatore, quindi. Aggiungiamo la beffa del danno? La culla è solo un HP. Puoi letteralmente ucciderla a pugni, volendo. Wow. Wow. Ma sapete che probabilmente la boss fight per ora... La boss fight più difficile che sto affrontando è questa? Cioè, ci rendiamo conto che è rotta? Cioè, che non è difficile per colpa mia, è difficile perché è rotta. Anche qua che ti deve far. Questo, ecco, questo però è carina, sta roba che ti deve far cagare addosso e ti mette prescia. Ci sta. Per me è capire come cazzo fare qua. Cioè, tu dimmi! Porca puttana! Vabbè, ho capito, va. Vai, 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 vimbo ragno! No, ti prego, dai! No, vabbè, ragazzo, ma anche la, la radice è storta per non farti fare il salto! Ma Cristo Dio, ma che cazzo... Ma che due coglioni! Ma che due coglioni di boss fight! Ma non me ne ero neanche accorto, pensavo fosse dritta! Ma che cazzo, cioè, ma non è possibile! Ma non è possibile, ce l'avevo fatta! Ma te la devono fare proprio annusare, ma che è? Ma che è? Ma vent'anni per far sta cagà Ma è una boss fight proprio di merda inutile. Ma anche la radice è storta. Ma come sono? Sono proprio dei pezzi di merda. Questo è, è quasi al pari di quella. Com'è che si chiamava, Andrea? Quello su Bloodborne mi ha fatto incazzare che stavo per ribaltarti. Non, 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 non la console. Non il gioco, stavo per menare te. Non ce la facevo più. Come cazzo... Come cazzo si chiamava quello lì? Mi ha fatto incazzare, dai chi, chi, ha visto, chi ha visto Bloodborne sul canale lo sa Quel pezzo di me... Quella boss fight inutile del cazzo che c'era Mikolash, Oh, fanculo Quanto mi ha fatto incazzare Quanto? Che boss fight della minchia Mezz'ora dove stai lì a girare Per questo labirinto inutile Poi alla fine lo devi ammazzare E lui ti sciotta con un colpo che, che, che tira fuori una volta ogni morte di pa... Ah, non, so non riesco più a passare che tira fuori una volta una morte di papa. Puttanata di boss fight. Personaggio fastidioso. Boss fight piena di caricamenti. Mezz'ora per arrivare alla boss fight. Ammazza sempre i soliti tre stronzi che ci sono prima della boss fight. Ripetitiva al massimo. Lo stronzo che scappa, sì. Lo stronzo che scappa, lui. Questa, più o meno siamo, alla stessa, siamo allo stesso livello qua, più o meno. Minchiate, proprio qui. Minchiate. Allora. Devo fargli fare due colpi. E poi devo passare per di qua. Ok. Ok. Ora scommetto che mi devo muovere perché probabilmente mi farà l'attacco col fuoco sto stronzo. Che non è così. non può essere così semplice. Una volta capita la boss fight, non può essere così semplice. No, pare essere così semplice. Vabbè, dai, ce l'abbiamo fatta. Affanculo. Ura e mezza. Dai, cazzo! Me l'ha contata, spero. Me l'ha contata, vero? E se no, cioè, io io, ragazzi non tocco più sto gioco. L'ho battuto. È finita, ce l'ho fatta. Ok. okay. Basta. 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 Guarda, vado giusto all'ultimo falò. Vado giusto all'altro falò. Vado giusto all'altro falò. Poi basta. Poi letteralmente basta. Poi chiudo e riprendiamo la. Sarà per la prossima settimana. Basta, basta. Basta. Stanco fuori e tutto intorno. Poi si chiedono, ma perché giochi a quei giochi di merda come Call of Duty? Ma perché uno deve staccare? Cioè, uno, a, a un certo uno si deve divertire. Perché sennò che cazzo videogiochi a fare? <ride> Porco 2. Cioè, come cazzo è? Porca puttana. Figao. Oh. un lavoro sta diventando fare sta cazzo di video. devi prepararti mentalmente con la from software devi sapere che rosicherai non c'è un cazzo da fare mi fa piacere che sto schifo abbia scoperto che c'è sopra un cappello buffo che in realtà è un enorme cappello buffo Ok, adesso volete vedere che crepo di nuovo? Per arrivare al falò. A questo serve Animal Crossing? Eh, possibile, non l'avevo mai pensata in quel modo lì. Ovviamente sto scherzando, imbecille. Altro gioco giapponese. Che tra l'altro, ragazzi, ho visto Animal. Dopo, guarda, dopo ne parlo col podcast. Ho visto adesso un pezzo con... perché sta... ci stava giocando Katia. Ecco, qua ci sarà stato il sabacco di turno che fa. La seconda mattonella spostata serve per saltare sulla radice del. Ma vaffanculo, Cristo Dio. E. Stavo guardando l'inizio di Animal Crossing. E. Wow. Wow. Ho scoperto adesso, io non ne avevo la minima idea, ragazzi. Ho, ho vibrato, ho avuto un po'. Mi sono venuti i brividi dietro la schiena. Ma sembrava una creepypasta. Che. 60.000 anime. Buono. Il falò è stato acceso. Grazie, grazie. Anzi, siamo di livello. Due punti. Io li butto sulla stamina, va. 32, 32, 32. Ho scoperto adesso che in Animal Crossing i la voce dei personaggi in realtà dice esattamente quelle che sono i sottotitoli. Cioè dice lettera per lettera velocizzata. Io non avevo idea. Solo che in questo Animal Crossing si, si sente molto di più rispetto all'altro. E infatti mi sono cadute le palle perché se capivo quello che dicevano e, e pensavo di aver avuto un ictus o di essere entrato in un, in un universo parallelo in cui boh, capisco quello che dicono i pupazzi di Animal Crossing. Quella metanella serve a quello. Sì, sì, no, immaginavo, Andrea, tranquillo. Ho appena staccato con, la, ho staccato con la mia ragazza. E mi fai vedere un tizio grosso più grosso che ti scoppia. <ride> Abbandona la partita. Fanculo. Basta. Ba basta. 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 E per un attimo pensavo di aver avuto un ictus, ragazzi. Non, non ci credevo manco io. Ho detto, ma che cazzo è? Capisco la lingua. Dei... Com'è che si chiamano quelli di Animal Crossing? abitanti la fantasia eh se mandi al contrario le voci di animal crossing appare mavco giovdano buono ma eh, le creepypasta che ci sono su animal crossing vanno analizzate ragazzi perché potrebbero essere qualcosa di veramente 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 squallido cioè nel senso sembra animal crossing sembra è come se uno crepa. A parte il fatto che io non avevo la minima idea che il gioco è in tempo reale, cioè tu devi aspettare il giorno e la notte seguono il ciclo giorno e notte reale. Quindi tu devi aspettare giorno per giorno che cambiano gli item dei personaggi che ti vendono. Che cambiano... che cambiano diverse cose, io non ne avevo idea. Questa cosa rende. Tutto un enorme gioco da telefonino. E cioè, letteralmente i loot game che ci sono sul cellulare, tipo farm, tipo che cazzo ne so, ah, farm qualcosa, quel cazzo che c'era su Facebook. Quelle robe lì, il che mi sono un po' cadute le palle, perché porca puttana, non, non possono mettere un gio, un, 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 una cosa giorno e notte che non sia realistica in modo tale che ti dà la possibilità. Perché Katia mi fa il primo giorno di Animal Crossing dopo tre ore? Non hai un cazzo da fare perché hai già fatto tutto e devi letteralmente aspettare il giorno dopo perché ti diano la casa, la prima casa e ti inizino a. e ti inizino poi a quello che è il, il vero gioco, il vero Animal Crossing. Quindi se uno lo compra la mattina e inizia a giocarlo la mattina, cioè da lì fino a 24 ore, non ha un cazzo da fare. Ma non è vero? Come oh, non è vero? Me l'hai detto tu prima? Oh. Vabbè, no, la sera adesso. C'ho solo da catturare le cose. Perfetto, perfetto. Ma ammettilo, cazzo. Ma ha un difetto, ma dillo. Non ce l'ha. Ma dai, ma dai, ma dai. Spendete 70 euro a gioco, cazzo. Ma dai, ma dai. Tu sai che alcuni tipi di insetti ci sono solo la mattina o la sera? Eh, appunto. Lo so. Ma ah, ho capito, ragazzi. Questo l'ho capito, per carità. Non sto dicendo questo. Sto dicendo che il ciclo giorno e notte non dovrebbe essere quello reale. Perché se no uno sfasa. Ti devi svegliare alle due di notte per catturare l'amanti dei ribelle? No? Cazzo. Non è mica Dark Souls che è pieno di difetti. E infatti, no, è perfetto, è perfetto. È perfetto. Non ho più pazienza, ragazzi. Ormai non ho più pazienza, sto invecchiando forse. Sarà quello il mio problema. Sarà quello il mio problema. Bastiani c'è un pelato di merda, vai a lavorare secondo te. Eh? È un pelato di merda, per lavorare. Ma come cazzo parli, Andrea? Andrea, alza la, la scrivania, se ce la fai. Metti la luce sopra e poi molla. Ma Andrea ha 5K. 5K, bravo bestia! Per questo funzia laica like droga. E poi ci chiediamo perché c'è il corona in giro. Hai una foto di te con i capelli? Zaidaman. No, che imbarazzo. Eh sì, quando ero neonato. L'amante dei ribelli The New Pesce Siluro, assolutamente. Ciao Alfa, alla prossima amico mio, è stato un piacere. Ciao Bestia. Vecchio saggio con la barba bianca che veste da vichingo, lo voglio vedere. Va bene, Mister Gioco. un giorno, un giorno governerò sul mondo libero. Ah. Quanto costa Anima Crossing? Quanto hai pagato? <ride> 50 euro, ma è la, vabbè, quindi, vabbè, è un, un, un normale prezzo d'esclusiva AAA, AAA, ciao, Ops, alla prossima, amica mia, sono i capelli da avere lui come foto, wow, in realtà Dino non ha mai avuto i capelli, neanche la barba, è finta, l'ho comprata su Amazon, Amazon permette questo, ragazzi. A me ha fatto ridere ragazzi perché c'è una, una foto, se, se, se voi cercate su, su, su Amazon potete trovare tipo quei costumi, da, da, costume da vichingo, no? E uno si aspetta appunto che ti diano l'elmo e si aspetta che chi di solito faccia, interpreti il vichingo sia già, si già barba munito, no? Invece no, ti danno la barba finta. E nelle immagini ci sono questi modelli neozelandesi e o... Oh, Nord europei, questi occhi azzurri, incredibile color oceano e, e, e biondi, che non hanno un pelo sulla faccia. Dico, Cristo Santo, ma devi fare il vichingo, ma fatti crescere due giorni di barba, due, due, letteralmente, due peletti, giusto per sembrare un po' più ruvido, no? Perfetti, con sta barba fintissima, le guance rose, le labbra rosse, che sembra che hanno appena pomiciato, ma boh, boh. 50 euro mi salta il cappello. Immagino un bebidino che nasce già con 20 cm di barba e due braccia che Kratos creato levati. E magari, guarda, ormai adesso che non mi sto allenando, ragazzi, no, mi, sta, mi, mi stanno girando i coglioni. Avrò, perso, avrò preso 2-3 kg di ciccia tutti in queste settimane. E avrò perso 2-3 kg di muscoli. Cioè, sto, o, o sto, mi, sto, mi, sto, mi sto incazzando perché. Per sta, per sta stronzata, che per carità è necessaria la quarantena, e non sto dicendo che. Però per sta puttanata qua, purtroppo non posso allenarmi. Cioè, mi alleno, ma, ma allenarsi qua, ragazzi, è, cioè, allenarsi con quella macchina lì, più di tanto non puoi fare. Ho un. Um, un bilanciere ondulato per fare, Per fare i bicipiti, ma come vedete, le spalle, cioè, non riesco neanche a farle bene. Perché come cazzo fai? Fai tre cagate con il con il manubrio posso farle alzate così alla sbarra ma mh, dorsali neanche ah, barba munito ma hanno appena cominciato assolutamente sì a che punto sei arrivato ad ori ciao azzurro ciao bestia bentornato ad ori ori siamo arrivati abbiamo appena fatto fatto ripartire il mulino quindi abbiamo fatto appena ripristinato l'acqua della sorgente adesso dobbiamo se non sbaglio dobbiamo eh, abbiamo, abbiamo poi salvato Q la prima volta e poi, e poi Q è morta. Spoiler. Me l'hai chiesto tu per l'azzurro. Eh? Ah, che figata il gioco di prima. Quale? Dark Souls o... O, o cosa? O... Merda. Non mi ricordo più il nome, basta. O Doom. Quindi Doom Eterna niente online, manco una volta. No, vediamo Zaidaman, vediamo, vediamo. Allora, facciamo così. Allora, io domani, che non c'è la live, passerò la mattina, a parte fare un po' di stronzate qua attorno, tra cui anche allenarmi, passerò la mattina a eh, cercare di andare avanti il più possibile in Doom. Me lo smangio per bene, me lo porto avanti. Se riesco, non credo, arriverò suppongo verso metà e do un'occhiata all'online, vedo se è meritevole di portarlo in live, ci sta volentieri, altrimenti fanculo. Però siccome ripeto è un FPS Arena, l'FPS Arena a me non fa impazzire, cioè, mi piace finché è una m, m, missione una campagna in single player, ma quando si tratta di all'online a me fa incazzare perché non fai altro che sparare per mezz'ora uno stronzo che salta a destra e a sinistra e poi non lo ammazzi, nonostante ti butti addosso 380.000 cose. La differenza che c'è Rispetto all'altro ehm, Doom, è che qua puoi interpretare o i demoni o lo slayer. Quindi una squadra di slayer di. di cavalieri dell'Apocalisse. o eh, interpretare il demone. È bello, per carità. Bisogna vedere. Beh, ci dovrebbe essere anche forse un. Uh, come si chiama? Un. Uh, se non ero un. Uh, chi chi è? Kratos? Benvenuto, benvenuto. È il metallo nelle vene. Non te lo devo dire io, però. E Dovrebbe esserci un. Um, una, una specie di. Come si chiama? Scontro, non tipo dominio. Non ho capito, non mi ricordo. avevo visto un trailer, ragazzi. Un death match sicuro. Doom 2016 non era un gameplay multiplayer. No, era una merda. Cioè, era proprio uno Io l'ho provato, ragazzi. Dopo 10 minuti l'ho mollato perché era veramente imbarazzante. Ah, mi ha fatto venire voglia di smadonnare su, su Dark Souls. Mi fa, mi fa piacere più o meno. Mi dispiace Taiser Taser, scusami. Rainbow Six Siege, Rainbow Six Siege. Se troviamo una chiave a basso, co a basso costo, magari o quelle le settimane che lo danno gratis, se lo danno gratis. Magari io e Andrea possiamo anche pensare di farci una giocata insieme. Però, ragazzi, adesso sinceramente con Call of Duty Warzone io mi trovo veramente bene. Mi sto trovando veramente. Cioè, mi sto divertendo tanto. E lo reputo tecnico. Non, non agli stessi livelli di Rainbow Six Siege, però siamo lì. Ma non parlo della Battle Royale, però parlo semplicemente della modalità Malloppo. Che secondo me è un'ottima, ottima, un ottimo passo avanti che si discosta da quella rottura di coglioni di Battle Royale alla Fortnite, sempre uguale ripetitivo. Vediamo qualche news. Sì, adesso guardiamo se c'è qualche news. M14, Bentornato Bestia, come la va? Bentornato. Ma col cazzo meglio Warzone? Vabbè, no, Andrea, ma Rainbow Six ci sta, è bello. Io non so più cosa cazzo hanno aggiunto, francamente. Ormai ho lo stesso problema di For Honor: ossia i personaggi rotti. Mm, sì, però è comunque diverso, non è For Honor, non puoi paragonarli. Sono, un, da una parte c'hai comunque delle interazioni con dei personaggi che hanno diverse abilità, ma ci si spara. Dall'altra parte c'hai personaggi che ti shottano, ti tolgono il doppio della vita. Cioè, un, è un'altra cosa. Un combattimento melee è più difficile da. Da equiparare, da, 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 da bilanciare rispetto a un combattimento alla distanza con le, ar con le armi, con le, con le pistole, con il fucile, il cazzo che è. Domani Warzone non vedo l'ora. Comunque a me non, non mi funziona ancora. Mi sa che non soddisfo i requisiti. Ma veramente? Sul PC non ti va? Eh, buonanotte, Giamani, amico mio! Chi ci sarebbe domani per una partitina su Code? Vediamo, Bolo, se ci sono, te lo scrivo. Io sappi che però la mattinata ce l'ho praticamente tutta piena. Te lo dico, eh. Sono a 8000k, bravo Reddix amico mio Ragazzi utilizzate i punti canale per partecipare al contest di The Last of Us Noi ve lo recaliamo, ve lo recaliamo Chi di voi ha la Playstation 4 ed è interessato Può collezionare i 20.000 punti canale Semplicemente guardando le live E poi il 24 maggio facciamo l'estrazione del nome del vincitore Se lo vinci tu, noi te lo compriamo su Amazon E il 29 maggio, se non ci sono problemi, ma non dovrebbero Noi eh, ti facciamo arrivare a casa Ti deliveriamo con Deliveroo, con Glovo, con Glovo ti diamo il, la, una bella copia di The Last of Us parte 2, quindi partecipa allo contest. A, altrimenti, puoi utilizzare i punti canale se sei un pcista o un boxaro. Eh, utilizzare i punti canale per i giochi che mettiamo mensilmente, la chiave di un gioco che mettiamo mensilmente portato sul canale. Il prossimo, quello di aprile, sarà Deep Rock Galactic. Il primo di voi che si aggiudica il gioco con 40.000 punti canale se lo porta a casa. Neanche a me funziona. Minchia, ragazzi, mi spiace, ma su PC non vi funziona warzone o non vi funziona su console? Perché so che sta dando un casino di, di problemi per quanto riguarda il frame rate. Fatemi spostare che... Là. So che sta dando un casino di problemi col frame rate. Sono rotti i personaggi di Rainbow Six. Ottimo. Al Pome ci sarei senza problemi. Bene, bolo. Non mi gira proprio. Ho un MD Ryzen 2600X, una scheda grafica Radeon 5100VX e 8 GB di RAM. Quindi sono i requisiti dove sono più dubbioso. Il resto li soddisfo. E... non ho idea di quanto siano i requisiti minimi Zaidaman di Zidaman di, di Call of Duty Warzone. Potrei andare a cercare. Oddio, potrei andare a cercare adesso se. Vediamoli. Ma ti ho detto, eh, se non... Minchia, ma non posso con questa luce, mi spacco gli occhi. Se non... Ehm, ragazzi, provate definizioni più basse, se non vi va in 1080, provate in alta definizione se voi avete il... Eh, come si chiama? Il, il PC vecchio. Qua ti dice processore, un incoll, un, un i3 incol, 4300 o un AMD FX 6300, six core. Sono vecchia bestia ste robe, ragazzi. GeForce 670, un Radeon r 9280 ma sinceramente tu dovresti anche rientrare, più o meno, eh, più o meno. Windows 7, vabbè, 8 giga di RAM, quante RAM hai tu? 8 giga, a posto, e 22 giga di spazio sul, sul disco, che poi vabbè, ovviamente devi mettere anche di più in realtà, e devi avere ovviamente bi bisogno di, di, di almeno da RTX 11, quindi. Questi sono i requisiti per uh, Call of Duty Warzone. Ciao Rotasan, ma la prossima bestia! Oddio, alcuni sono rotti, ma se conosci bene le mappe puoi fare i culi. Su, intendi su Rainbow Six? Sì, quello sì. Ma i giochi mensili sono solo per PC, Flag allora, Flag sono sia per PC che per console, però alcuni, tra cui quello che sta per uscire, che è quello che daremo, che è di ehm, Proc Galactic, c'è cioè soltanto o su PC o su o Xbox One. Il problema è che la chiave per Xbox One non si trova, l'ho trovata soltanto per PC. Perciò mi spiace ragazzi, però bene o male cercheremo sempre di mettere giochi per tutto, cioè nel senso... Se c'è la. Perché noi ci affidiamo a Instant Gaming. Facciamo semplicemente, compriamo semplicemente la chiave che sta poco e ve la regaliamo a voi, ok? Quindi per dire noi guadagniamo grazie alle vostre sub e alle vostre visualizzazioni, cazzi e mazzi. Con quei soldini, una parte ve li ridiamo facendovi questi regali qua. Quindi comprando il gioco mensile, come ad esempio eh, può essere di Pro Galactic, oppure regalandovi The Last of Us. Così è un dare a avere, ci sta per creare una community anche un pochino più. I, come si dice, Perché creare interazione, se no sarebbe il solito cazzo di canale Twitch, vabbè e Insomma, tutte ste robe qui e il problema è che bisogna trovare la chiave giusta ragazzi Bisogna trovare la chiave, il gioco che sia dappertutto e la chiave solitamente c'è sempre solo per PC Per console è poca roba, però ci adopereremo e vedremo Abbiamo anche pensato di scrivere agli sviluppatori in futuro e Vedremo ragazzi, vedremo però bisogna aspettare di far crescere il canale perché finché siamo in tre stronzi non, non ci caga nessuno, purtroppo funziona così eh. anche sulla play a volte dà problemi lagga l'intera lobby, lo so Bolo, lo so ma perché ho letto, su PC non dà problemi io francamente, a parte la sera che è crashato Andrea Male su Discord però era crashato Discord, non era crashato Call of Duty Warzone grazie mille Dino, è da tre giorni che cerco qualcuno che mi aiuti Figurati Zaidan è amico mio Comunque puoi trovare tutto su Google eh, Conosci Hunt Showdown? Oddio mi ricordo il nome Hunt Showdown cos'è? Uh, Aspetta No mi ricordo il nome Ce l'ho lì Sulla testa È quello del Il gioco online <coughs> Questo è quello dove c'è <coughs> Ah, Showdown, Sì, che pirla! Che lui, sì, 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 il, il Battle Royale con, bat royal con i cacciatori! Sì, 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 lo conosco! è Bello, Abra! Lo vorrei portare! Lo vorrei portare! È proprio un problema con il mio PC, la mia solita fortuna! Boh, aspetto una pece! Ma sì, Zaid, aspetta! Danno molto finito la serie di Hunters di Amazon! Qualcuno l'ha vista? No! Io almeno io no! 1060 Intel! Intel i7, ottava generazione, 8 GB di RAM, Windows 10. Ma non è che non giri, non riesco neanche ad aprire l'installer. Eh, madonna Chris, minchia. E eh, vabbè, ma lì non è un problema del gioco, ragazzi. Allora provate a disinstallare e reinstallare BattleNet. A quel punto. No, Flav, il pulsante donazioni non lo mettiamo perché non siamo molto in linea con la, la, la cosa delle donazioni. Cioè, non, non ci fa impazzire il concetto di guadagnare con le donazioni. Comunque, intanto apriamo le news. Eh, non, non giudichiamo chi le fa però preferiamo guadagnare attraverso amazon no, attraverso twitch non attraverso voi cioè voi siete eh, siete gli utenti che visualizzano voi siete gli spettatori però non vogliamo chiedere i soldi a voi non, non ci piace molto come concetto preferiamo che sia ci vorrà tempo, ma preferiamo che sia Twitch tramite le visualizzazioni e le pubblicità che vi fa vedere che ci fa rientrare di quei soldini lì e le sub che fate. Quindi, se volete sostenere il canale, la cosa che potete fare è guardarci, ragazzi. Detto francamente. Sostenerci, guardarci, se vi, se vi divertiamo, ovviamente se vi fa piacere stare con noi. Vediamo le nuvese, cos'è che avete messo? Condividerci esatto, condivideteci, condivideteci. Cazzo, sto dicendo. Eh. Quella del gruppo di ebrei che va a esterminare i nazisti infiltrati in America. Cosa? Anters. Ah, Hunters, ok. Pensavo, pensavo fosse una barzelletta lì per lì. Scusa, eh, pensavo fosse una barzelletta. Allora, Zaidaman. Coronavirus, videogiochi retro gratuiti da provare. Minchia, che bianco. Ah. Coronavirus, i videogiochi retro gratuiti da, da riprovare per passare il tempo durante la morte. Dopo l'iniziativa degli sviluppatori italiani... Ma perché io... Perché a me non mi si carica più un cazzo? Vabbè. Dopo l'iniziativa degli sviluppatori italiani, anche un'altra piattaforma, GOG, offre videogiochi gratuiti per distrarsi all'isolamento del co uh, Coronavirus. Ma sta notizia è vecchia, perché la stanno dicendo adesso qua? Questo è il Corriere della Sera? Figa, ragazzi. Corriere della Sera è indietro di tre... Sta roba qua è, è una settimana che l'hanno tirata fuori. Include 27 giochi molto diversi tra loro. La saga di ultima: Le avventure punte clicca di Bennett of Steel Sky. Fight of the Amazon Queen. Va bene. Azione Platform Tryon 2000. Vabbè, se c'è il link. Altre notizie sul corriere della sera. Niente, il cazzo. Se c'è il link, ci pot si potrebbe andare a vedere. Classico straniante degli anni 70. Hacaleb World of Doom. Prima creazione di quel giovane Richard Garriott che diventerà noto al mondo come padre della serie ultima di cui sopra. dicevamo sopra. Andate a dargli un'occhiata, ragazzuoli, andate a dargli un'occhiata se vi interessa il genere. Se posso darvi consigli, giocate i giochi nuovi. Uno si deve fare un'istruzione, per carità, per carità, è giusto, se non ha giocato i vecchi titoli. Però la verità è che i vecchi titoli, 2 su miliardi. Sono ancora oggi giocabili. Gli altri sono una rottura di coglioni colossali. Perché i giochi sono cambiati. Perché noi abbiamo esigenze diverse. No, non sono contro il retro gaming, anzi lo adoro e mi piace anche lo stile pixel art e cazzi e mazzi. Ma la verità è questa. E sono più per i malinconici più che a chi ha già giocato e vuole riavere quelle sensazioni. Ma comunque quando ci rimetterà sulle mani non proverà le stesse cose. A me è capitato e non. Anzi, non è neanche bello perché a volte ti vai anche a sminchiare un po'. Perché magari da piccolo giochi una roba e dici: Oh, che figata, che figata. Poi la riprendi a vent'anni e dici: Sì, ok, tanto so cosa succede. Basta. Cioè, L'ho già giocato 5 minuti. Così mi è ritornata la voglia. Un attimo lo prendo in mano, poi basta. Vabbè, poi c'è chi si eh, per carità. E la notizia di Katia? Cosa? No, boh, non lo so, Katia è della sera. Purtroppo avevo trovato questo di abbastanza interessante, va tranquillo Zaidaman. Io cerco sempre di condividere qualcosa che interessa un po' a tutti. No ma non è colpa tua Zaidaman, è colpa del Corriere della Sera che fa uh, le notizie, ricicla le notizie. Quali sarebbero i due titoli, Doom e Duke Nukem? Ma anche Doom in realtà in confronto, a, eh, in confronto ai modelli... Guarda adesso Doom Eternal, ragazzi. Ora, Doom è divertente, ma in confronto a un Doom Eternal, ma che cazzo vuoi mettere? Cioè, ma vuoi mettere a confronto un Doom 3 con Doom Eternal? Cioè, perdonatemi. Half-Life, Half-Life. Bene o male è sempre stato amato. Ma vuoi mettere a confronto il primo Half-Life con quello probabile che sta per uscire, che sarà in realtà virtuale? Cioè, ragazzi, ma per favore. Duke Nukem tra l'altro è sempre stato L'ultimo che han fatto non, è, non so neanche se sia piaciuto così tanto Perché c'era eh, L'ultimo che han fatto come cazzo si chiama Vediamo un po' non me lo ricordo più Che l'hanno mandato avanti 10 anni di, di sviluppo Per poi fare una, una mezza cagata Di 17 ore il, il Eccolo qua Duke Nukem Forever No si sì, si sì. Duke Nukem Forever e di come forever? Sì, è di King Forever. Qui c'è una grafica tra l'altro che fa cagare del 2011, mica, è passato già così tanto tempo? Porco boy Wow. Uh. Doom 2 con qualche mod è perfetto e Skyrim? Beh sì. Duke Nukem Forever, sì, però ragazzi, su Steam, eh, Metacritic gli ha dato 54, recensione nella media, per lo più positiva dai recensori di, di coso, e c'è anche un online che lascia abbastanza a desiderare, e graficamente è vero che è del 2011, però, però, boh. È comunque un FPS arena, ragazzi. Piuttosto sottotono, di certo non ne vale la pena aspettare un'eternità per questo affare. Gioco vecchio e consolarizzato. Consolarizzato, ecco il pcista. Attenzione, il Duca puzza di vecchio, ma tanto, veramente tanto. Perché consolarizzato, scusami? A me, fanno inca a me fanno incazzare i pcisti. I pcisti sono uno schifo, ragazzi. Sono lo schifo. Sono lo schifo. Si credono dio. È una cosa devastante. C'è un modo di ragionare che non capirò mai. Sono troppo di parte per puttanate. Non è male, Duke Nukem. Se, vorrei, se vuoi cazzeggiare e farti due risate è perfetto. Come il gioco di Deadpool. Il gioco di Deadpool ci sta. Mi piacerebbe provarlo, non l'ho mai giocato, però mi ha sempre incuriosito. Vorrei capire una cosa: la Play 5 avrà la retrocompatibilità con i 100 giochi PS4, ovvero? Bolo! Allora, la PlayStation 5 avrà la, la retrocompatibilità con 100 giochi i più eh, amati, non si sa cosa intende Sony, ma suppongo le esclusive e qualche multipiattaforma. I più amati di PlayStation 4. Questo perché la, 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 l'SSD che c'è dentro la PlayStation 5 aumenterà non, non è più legata agli allora, è strano da spiegare ma molti giochi siccome i giochi più rora su console sono stati ottimizzati per 30 fps e 60 Hz di frequenza sui monitor praticamente si attaccano al frame rate vuol dire che se tu aumenti perché aumenti la qualità aumenti il frame rate il gioco va letteralmente più veloce cioè ogni cosa va più veloce di conseguenza non tutti i giochi vecchi sono ottimizzati possono essere letti con queste macchine potenti è come se tu con un pc di adesso provassi a giocare a un che cazzo ne so fallout 1 se non è. Se non, se non ce la fai, o Fallout 3, anche che è introvabile, dovresti scaricarti la versione vecchia di, o ti spende un emulatore, o ti scarichi la versione vecchia di Windows e devi fare un puttanaio, eccetera, eccetera. Perché devi andare a, a ribilanciare tutto quanto e, e ricreare la situazione ottimale che era stata fatta per il gioco in precedenza. Quindi, è quello che deve fare la console. loro devono aggiornare tutti i giochi per la PlayStation 4 che ci sono stati, in modo tale da essere possibile da giocare su PlayStation 5. Così faranno mentre le esclusive e i giochi più amati che probabilmente loro avevano già pensato a questo sono, sono già è già possibile fare sta roba qua cosa ne pensi di Prototype carino ma preferisco Infamous Infamous di gran lunga mi piacerebbe che portassero, lo portassero avanti tra l'altro ma l'hanno lasciato lì a morire la cosa più bella di Nuke Nuke è lanciare la merda. O pisciare addosso agli altri. No, no, in Nuke Nukem anche lo puoi fare. Con i giochi di PlayStation 4 è totale. No, non Andrea. Non, è Andrea. non è Andrea totale con PlayStation 4, no. Il Gioco di Deadpool è bellissimo. L'ho giocato su PlayStation 3. spara un botto di cazzate ogni due secondi. È meraviglioso. Secondo un, un miniserie ci starebbe. Secondo me, una miniserie ci starebbe. Ma sai quale qual altro gioco è figo che si basa? più o meno su quello come gameplay, il gioco che c'è stato di eh, Wolverine. Eh, Wolverine l'inizio, Wolverine le origini, se non sbaglio, che era un film che non è piaciuto a nessuno, ha ah, però, stranamente, il videogioco era più bello del, del, del film. Ed, ed era un bel gioco, ragazzi. Quindi sulla PlayStation 5 non potremo metterci i dischi della PlayStation 4? Sì, lo potete fare, ma non tutti i giochi saranno ottimizzati. Cioè, se tu magari. Cioè, Sony ti darà una lista di giochi iniziale: ti dirà: guarda, che Spider-Man sì, eh, Skyrim sì, Fallout 4. No. Per dire, ok, sto facendo un esempio, ragazzi. Eh. E allora tu sai che se metti Fallout 4, lei mira, ti mira ad altezza, ad altezza bocca dello stomaco e te lo spara direttamente lì e tu muori. Insanguinato e soffocante. Si figuri bolo, che ore sono? Ragazzi, bestie! Si è fatta una certa, è quasi mezzanotte. Noi ci vediamo domenica direttamente con quella meraviglia di. Cosa facciamo domenica? Ancora, no, con quella meraviglia di Ori 2, continuiamo Ori e poi la sera con of Duty Warzone con Andrea, che non vedo l'ora, che ci spaccheremo dalle risate. Quindi mi raccomando, siate tanti e siate sempre sexy e belli, mi raccomando, eh. L'ho giocato su PlayStation quello di Wolverine Le bestemmie che ho tirato contro il boss finale Non le dimenticherò mai Bene, perfetto Mi raccomando ragazzi Fate i bravi, fate i buoni Noi ci vediamo alle 21.30 Ci vediamo alle 16.30 con Ori Utilizzate i punti canale Bla 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 Andate a vedere sotto il link in descrizione Se vi interessa date un occhio Non si sa mai I supporti di Borangame.com Che possono piacervi Possono magari anche abbellire la vostra camera La vostra sala da gioco E eh, niente Basta fine questo questo dovete fare poi per il resto cazzi vostri va bene cazzi vostri buonanotte bestie grazie mille come al solito vi voglio bene fatti bravi eh, fatti buoni e niente ciao ciao andrea eh, bastardo